Buonasera, scarlettini e scarlettine. Allora, ciao Peccio che ha scritto bye, ma voleva dire hello. E vabbè, capita. Hello there, Hello there. Hello Kenobi. Allora, c'è Luca che ci Buonasera. saluta. Buonasera, bentornati. Grazie. Allora. Ah, ma c'è anche Orbi in chat, salutiamola per favore. C'è anche Salutiamo a quel coglione di Orbi da casa che fa una ma brutta fine entro la ci fine della segue serata. sempre. Stasera ha mangiato, come si dice, un po' di acidità. Ciao Orbi, Carlo. saluta Luca. Va bene, allora, dicevo, Vedo sempre acido. scarlettini e scarlettine. Cominciamo questa live intanto con due cose. Luca ci chiede se ci siamo tarallati. Io Purtroppo non ho tarali, li no. ho mangiati tutti Io ieri, mi sono quindi. pizzata, Ma però scusa, se io si sta devo. mangiando delle patatine, come si Vabbè, dopo dice? vi racconto una fantastica cosa che mi è Patatati? accaduta ieri. Ti sei patatato, Orbi. Patatato. Oggi voglio sacrificare un po' di sonno per un po' di live. Bravo, bravo, Peccio, si fa Vai, così, vivi si fa così. così. Un La tua quarto vita è un quarto di di privazione di live. sonno alla Ah no, di volta. privazione, adesso ti stai patatando. Sì, esatto, esattamente. Allora, Ah. intanto ci tenevo a dire che sono stata contentissima di come è andata questa domenica al Nerd Show perché mi sono veramente divertita tantissimo. E ho avuto anche occasione di conoscere altre persone che ancora non conoscevo, che fanno parte, diciamo, dei follower del canale. Mi sono veramente divertito ed è stata una giornata molto bella. Quindi grazie. Si spera di farlo anche in altre occasioni, che ci saranno anche altre occasioni per fare incontri del genere. Raga, se qualcuno viene al Comic Con di Napoli, Adesso ci caspita. organizziamo, Carlo, dai. Intanto Intanto non verrete mai, lo so già. organizziamo. Ma chi l'ha detto che non veniamo mai compatibilmente Allora, con se gli vengo, impegni? quando non ci sei tu, perché non ti voglio vedere? Vabbè, allora facci di venerdì che io non ci vado perché devo No, perché lavorare. Carlo che Lisa, andiamo giorno ci va? venerdì. Esatto, noi ci andiamo solamente venerdì, proprio per non Esatto. incontrare Carlo, appositamente. Esatto, mi sembra giusto. Vero, tutto molto bello ieri. Poi quanta gente, sì, anche troppa. Per i miei gusti ce n'era veramente troppa quella fiera. Vedo Pokémon che piacciono anche a me, nella mia squadra, Vabbè, dici? c'è Entei, però quello non può Entei essere quello lo utilizzato. leveremo, l'abbiamo fatto un evento la scorsa volta, quindi è lì per quello. Il motivo è quello. E cos'è che volevo dire? Allora, mi raccomando, l'ho detto prima nelle storie, questa settimana la cominciamo con Pokémon, poi domani Prince of Persia, mercoledì sul canale ci sarà live Just Chatting con Michelangelo Coltelli, che è il fondatore di The Dead Blog, in realtà prima pagina Facebook, poi è diventato blog. Di Bufale un tanto al chilo, che è un sito che si occupa di, diciamo, corretta informazione, di insomma spiegazione agli utenti di come funzionano le bufale e di come riconoscerle. Non capisco se è basso il volume di Lisa o alto quello di Carlo. Probabilmente è alto quello di Carlo, perché io non ho modificato Lisa è bassa, niente. quindi non lo so. Grazie, Olde. Intendevo il volume, però va bene. Pensavo di altezza. Ma che E, no, è cazzo? stato molto bello perché quando ci siamo visti con Beaten Dungeon per la prima volta ieri, pensavo fossi più alta e io benissimo, fantastico, invece siamo alti uguali praticamente. Gigante in miniatura. Esatto. E quindi mercoledì sera ci sarà questa live che per me è molto importante perché tra l'altro dovevo farla anni fa e poi è sempre stata rimandata, procrastinata. E niente, finalmente riusciamo a farlo adesso, quindi si spera che venga una cosa bella, ecco. Oddio, non che lui sia Michael Jordan, effettivamente hai ragione anche te, Luca, hai ragione anche te. Allora, fate chi vuole dei due un breve recap di quello che abbiamo fatto la scorsa volta. Ma se non so cosa ho fatto ieri. Poi Vabbè, però Orbi, ragazzi. dai, cioè, Ho esagerato. capito. Oh, grazie Marta per questo Cosa fa abbonamento Marta? inaspettato. Ma cosa fa? Grazie. Vabbè, piuttosto che darlo alle donnine, a Ma Lisa è scusa, meglio, Carlo, no? che Perché discorso fai? scusa, Lisa, che cazzo è, scusa? Ma non è una donnina, cioè una donnona, Una capito? donnona? Una Ma donnona è andiamo Marta. avanti comunque. Donnona è Marta. Ma andiamo avanti. Allora, Andiamo avanti. riassunto delle scorse puntate. Palestra, evento, ciao. Basta.
Questo punto lo sapevo anch'io, grazie. Cioè, fatto, abbiamo fatto casa la live. È molto sintetico. Beh, quelli l'abbiamo fatto la scorsa live. Vabbè, abbiamo fatto la palestra, poi abbiamo fatto l'evento, ma che evento, Carlo? Cioè, sì, abbiamo preso un altro Pokémon che praticamente ho visto bellissimo. Le stats. Non dico che è inutile quando Liepard, ma... Cioè, un po' abbiamo meglio. Abbiamo preso un Pokémon bellissimo che verrà usato Bru. Penso che dice Bru. Va bene, allora basta. Non divaghiamo più di tanto. Fai la squadra, dai. Noi dobbiamo sistemare la squadra, esattamente. Allora, se vuoi mettere... Allora, Zoroark per ora non lo puoi mettere. Allora. Comunque, sappilo. Aspetta che mi metto perché l'audio, Ecco, bravi, donate i punti che state facendo. Bravo. Io mi ero dimenticato la sofferenza. Ma cosa, Luca? Grazie Luca. Dov'è sound setting? Così sentite. Ah, tanto che oggi abbiamo poco da fare, no? Vogliamo finire con gli allenatori dell'altra volta mentre chiacchieriamo, non diciamo, so, facciamo. Non lo so, vediamo. Ciao Sbaciano, benvenuta. C'erano altri due allenatori tipo a destra. Allora, sistemiamo la squadra prima. Ok. Comunque, raga, ieri abbiamo trovato a Napoli una cioccolateria a tema steampunk. Steampunk? Ma io voglio. Steampunk. È fighissima. Allora, fatto le foto un po' si usa, vedete, sul account. Devi fare... Devo fare sposta. Esatto, sposta. Sposta. Poi. Io l'ho sentito. Mai. Quindi questo è quello che abbiamo preso l'altra volta, che io vorrei usare di continuo, ma mi è stato detto che per il momento non posso. Allora, se lo vuoi usare, la prima cosa, se lo vuoi usare devi togliere Sandile. Allora intanto spostiamo lui, sposta in uno, in primis, però poi perderesti anche il tipo terra, quello è il problema. Infatti io speravo di fartelo usare in un altro gioco, Zoroark. Vabbè, ma allora per il momento possiamo tenere il coccodrillino. Però io gli so una domanda. Quindi. Però non hai spostato il salvataggio che gli ho ridato. Ah, non l'ho spostato? No. Ops. Vabbè, fa niente. No, sì che l'ho spostato. Vai su Zoroark. Non l'ha salvato. No, Jolly, hai... No, è... Vabbè, era Jolly. No. Ingenua. Jolly. Ah. Jolly è ingenua? No. Vabbè, vai, comunque. Vai sulle. No, allora non la può usare, raga. Semplicemente perché ha delle base stat da. Allora mi sono imbrogliata io. Vabbè. No, non l'ha modificata. Allora la sua abilità è un. Allora la sua abilità è un po' cagacazza, ok? Però cioè, nel senso che non è difficile usare, però la devi sapere usare bene, ok? Cioè, lui prende l'aspetto soltanto, non è come ditto, ok? Ok. Ditto diventa il Pokémon che ha dall'altra parte. Sia il tipo, sia... Non le stats, però, mi pare. Oppure le stats, Torbi. Sì, non le ha prese. No, le stats non le prende. Comunque, ditto diventa del tipo e prende le mosse. Mentre lui è solo visivamente che è un altro Pokémon. E questo cosa serve? Questo può servire perché, per esempio, lui è immune ai tipo psico, ok? Ok. Ok, una strategia è prendere la forma dell'ultimo Pokémon che hai in squadra. Ok? Quindi, per esempio, apri la squadra tua, no? Per esempio, c'è un abbonamento. Grazie, Mal. Grazie mille, che è il marito di. Mal 46, il marito di. È mio. Beh, nel caso, grazie. Grazie mille, grazie. Comunque dicevo, la sua abilità, per esempio, ora apri la squadra tua un attimo, ti spiego, cerco di spiegartelo meglio. Cioè, in questo caso... Squadra se... proprio, questo? Sì, squadra. E in questo caso, se lo metti in campo... No, per esempio, vabbè, lo metteresti per ultimo, però facciamo finta che Pampur sarebbe posta in quello slot lì, okay. Che adesso è vuoto, okay. Riprenderebbe la forma di Pampur, dove lo metti. Ok. Quindi lui prende la forma dell'ultimo Pokémon di squadra, in questo caso Pampur. Per quindi dire. Tu se lo metti nell'ultimo slot, lui prende la forma di quello che c'è prima, del penultimo. No, insomma. Lui dove lo metti, Zoroark dove lo metti, prende la forma di quello che sta per ultimo.
Okay. Se tu per esempio Zorak lo metti come prima in squadra e Pampur è ultimo, lui prende la forma di Pampur. Se Zorak è secondo e Pampur è ultimo, prende sempre la forma di Pampur. Ok? Ok. Come può essere usata questa cosa a vantaggio? Allora, prima cosa, l'illusione svanisce una volta colpito una volta. Quindi lui si prende una botta e ritorna normale. Però ripeto, non è del, cioè, il suo tipo rimane inalterato, rimane sempre di tipo buio. Ha soltanto la forma di un Pokémon, ok? Questo quando lo puoi usare? Per esempio, Gundur è di tipo lotta. Se tu metti Gundur come ultimo, lui prenderà la forma di Gundur. Quindi se entra un tipo psico in campo... Ah, ok, dopo lui non prende... Non prende danno perché è immune. Dall'altra parte anche la CPU pensa che sia Gundur, tipo lotta. E quindi butta addosso le mosse psico, però lui è immune. Ho capito, capito. Perciò ho detto... Scusa un attimo, rispondo a Peccio. No, non dobbiamo buildare per il competitivo. Semplicemente mi stanno spiegando come funzionano alcune abilità. C'è un po' un casino. Io in una... C'è una... nel gioco Legend Arceus... C'è una sua forma alternativa che ha più immunità, ok? Che ha molte più immunità. Lui ne ha solo una in questo momento, quindi prende comunque botte. Anche se piglia botte dimezzate, piglia sempre botte. Invece c'è una forma che secondo me è utilizzabile meglio, perché? Perché ha più immunità e quindi tu lo puoi sfruttare un po' meglio. Non so se è chiaro il concetto. No, capito. Hai capito? E quindi questo, perciò dicevo, qui è un po' sprecato. Cioè è fortino, perché comunque ha le base stats di uno starter 510. Perciò non lo puoi usare, perché ancora adesso non è uno forte abbastanza. E, cioè sono tutti più scarsi di lui praticamente. Solo forse, no, sicuramente come si chiama? Il geroglifico è forte quanto lui. Cosa? Solo lui, sì. Non mi ricordo il geroglifici. Solo lui, Sigilif, è forte quanto lui. Però diciamo che lui non ha immunità, cioè se non ha la terra. Quindi è un po' più utilizzabile, un po' più... Vabbè, poi comunque metti Darmanitar se vuoi di fuoco. A me mancherebbe per l'appunto quello di fuoco. E come ti ho detto le altre volte, se... Non voglio rimetterlo. Non vuoi rimettere Darmanitar? Solo lui c'è di fuoco, sai? Solo lui. Sì. No. Vai avanti, sinistra, devi andare. Victini, però quello è un leggendario. Quindi mi prendo questo davvero. Sì. Vabbè. Però non c'è di meglio, Ma guarda che lui è uno dei Pokémon di fuoco più forti di questo gioco, No, ma non era per dire che non mi piace esteticamente. Ma che se lo vedi, vedi se ti piace. Come andiamo? Il box 1 comunque, il tuo box, per vedere i Pokémon che c'hai. Quello lì era... Infatti poi sposta... Per fare qualcosa di dell'evento. Esatto. Cosa mai, dopo la live, sposta i Pokémon tipo Mincino Ho avuto tempo, onestamente. Sì, no, bello, Lo so. Sinistra. Adesso è sposta e lo mettiamo in tu. Sinistra. No, sì, forse è meglio adesso, perché sono 24 i box, sì. Eccolo qua. Beh, non saranno in ordine, ma... Vabbè, poi ricordati che abbiamo messo un Pokémon per ogni box, quindi... L'altro è quello che non mi andava, anche noi abbiamo fatto bordello perché quella cosa là... Sì, Vabbè, tra una... La mia, come si... Se vedi, guarda la squadra, su tutti i Pokémon, nessuno... Se vai, se vedi, altri Pokémon non sono di tipo fuoco. No, cioè, questo è Spettro... Esatto. Cioè, solo Victini, che però è leggendario. Se vai a destra, mi pare. Vediamo, mi pare che ce n'è ancora i Pokémon negli altri box, Vedi, volante, psico, lotta, psico, buio, merda. Normale, psico, insetto erba, insetto erba, veleno, veleno insetto, erba, elettro. Ricordiamocelo che qua, No. Da qua, stanno acqua. Non c'è nessun Pokémon di tipo fuoco, purtroppo. Cioè, l'unico per ora... Ma è sempre così. Qua è un po' meglio perché c'è anche, in realtà, ci sarebbe anche la scimmietta che devi ancora prendere di fuoco. Dobbiamo ancora prendere. E vai, andiamo avanti, dai.
E poi c'è un altro, quello che tu prenderai di fuoco, già lo so qual è, quindi figurati. E sono anche contento perché è un altro bel Pokémon. Dobbiamo andare. Allora, se vuoi fare completare gli allenatori a destra, vai a destra, se vuoi andare avanti, vai a sinistra. Andiamo avanti. Va bene. Ti ricordo level cap 31, bla bla bla. Mo per ora aumenta un po' la velocità. Via per le vie di abbiate grasso, dice. Esatto. Ah, che qua sono tutti allenatori. Oddio, no, basta, Connor, via. Ma lui vuole essere tuo amico. Vediamo chi è il più forte. Sei bravo a parole. Ma pugni come della carta. Ma con i pugni come della carta. Ma cos'è sta musichina, scusate? È la musica dei pugni. Alga. Vabbè, c'è Nazca davanti, no, no, non va bene. Anche se penso che gli fai il culo lo stesso se gli fai il rasoio, eh. Potremmo verificarlo. Vai, vai, secondo me gli fai il culo a patà. No! È immune a psicondo, devi fargli il rasoio. Sassone inseguimento. Wow, che culo, mi pare che non hai cambiato Pokémon. Okay. Non ha fatto niente. Cioè, il rasoio. Secondo me lo distruggi proprio. Può essere. Wow, guardala quanto ci ha levato. Cioè, in teoria. Cioè, vabbè. Ti ho detto leopard è una merda. Meno male che è super efficace. E guarda là, dal totto niente. Cioè, sono 20 HP di al totto. Capito qual è il fatto? Ho detto che sto come una merda. Ma il seguimento non è neanche una gran mossa. Oddio, il seguimento, però, ti. Se cambi Pokémon ti becca, capito? In questa gen. Allora, Pansage, che è quello d'erba, puoi anche non cambiare Pokémon in realtà, o mettere quello di fuoco. Mettiamo, facciamo un po' fuori sì. Anche perché un'altra lui dopo gli asfalto qui. Sì. Ma è ancora la forma, non l'ha fatto neanche evolvere. Secondo poco pugno, me, vai. Questa qui è la scimmietta più bella di tutte. Poco pugno, vai. Quella piccola, però. Sì. Quella grande sembra un fattone. No. Quella grande è un tempista. No, è un fattone proprio. Tranqui, tranquillo è il volante. È tenuto, giusto. Vedi un attimo che c'hai. Ah, non ce l'hai. Beh, tanto. No, è volante, no, non va bene. Neanche Gundur va bene, perché è volante. Quindi lascio. O oh, lui o oh, Simipurro o Nazca. O Sendile pure, sì, vabbè, sì. Però. Detto, l'unico. Quello che puoi sicuramente levare, se vuoi mettere qualche altro Pokémon. È lui perché il tipo acqua non ti serve in realtà. Beh, in questo caso direi che mi serve. Vabbè, dico, possiamo mettere un elettro, possiamo mettere un roccia. Capito che dico? Questa è la dimostrazione del fatto che possono fare dei danni anche gli idranti, quelli ad elevata pressione. Mamma mia. Beh, grazie. Ho visto un video. Ho visto un video degli idranti ad alta pressione che squarciavano una mano finta, ovviamente. Ignite. Ignite è il porcello, giusto? Esatto, che è fuoco. Quindi voglio continuare con lui o mettere Sendile. Ok, continuo. Porcellone. Ma che bello, Ignite. Quanto è fiero. A me non piace tanto, mi dispiace. Cioè, il fatto che si sia messo su due zampe non mi piace tanto, mi piace più la 4. Sì, vabbè, pive. Allora, diciamo che purtroppo, secondo me, le evoluzioni sono. Velocità. Le evoluzioni dei tre starter non sono granché, eh. Beh, oddio. Changer. Io ho visto quelle di Oshawott, non sono brutte. È Samurott. Samurott è Oshawott che è brutto. No, no. No, poverino, che ti ha fatto? A non piace. Cioè, Samurott. No, Samurott è troppe cose. Il fatto che deve essere uno spadaccino, però è quadrupede, però è un po' bruttino. Ok, adesso a Comor viene tipo una crisi di nervi. La sfida tra amici, molto bene. Partecipa anch'io e ci sdraia tutti.
Ma vedi, già qua rispetto a Rosso Fuoco ci sono i capopalestra, li vedi, interagisci con loro. Sì. I capopalestra sono dei reclusi nel Rosso Fuoco. È già... Ma tutti i giochi Pokémon, eh? È già più bello così. No, nel senso, perché sono, ti dà proprio la sensazione di... cioè non personaggi che vedi una volta e poi fine, basta così. Cioè di personaggi che hanno un senso nella storia, non so come dire. Ma nella storia, ti ripeto, avranno un senso anche da più avanti, non ti preoccupare, per fortuna. Sì. Ecco. Questo ovviamente è un allenatore. Chi è sta che è lo stand? È quello di Demon Slayer. No. È identico. È il pilastro del fuoco. È veramente il pilastro del fuoco. La serie di Demon Slayer non ti è inventato nulla. Ma è identico, tra l'altro, sì, sob, non diciamo altro. Che bella atmosfera che c'è qui. Nella vita è importante sapersi divertire. Grazie. Questo la so, però lui ha 50 anni. Non dite niente, che magari c'è qualcuno che non l'ha visto. No. E questo chi è? Chi è? Nardo. Il campione di Unima. Gotti Memorite, è vero, assomiglia anche a Coso, assomiglia anche ad Axel. Che il Memorite, beh, il personaggio preferito di Hugh. E tra l'altro posso dire questa cosa? Penso che sia un saluto. Io Axel non lo conosco bene perché non ho giocato a Kingdom Hearts a nessuno, però mi fa spaccare il fatto che lui tiri fuori il gelatino, quello lì azzurro, da niente così. Allora per me, a me fa ridere, che dico che se lo tira fuori dal culo praticamente. Prossima serie, dopo la serie Pokémon che facciamo in tre, sarà Kingdom Hearts. Ma veramente? Certo. Marta. Hai appena detto... che piango sul primo e sul secondo e comincio a incazzarmi come faccio tipo Hulk spacca. Oh, merda. Allora, dopo aver detto che non hai giocato a Kingdom Hearts e non conosci Axel, questa è una grave mancanza per i Pokémon. Io l'ho visto e mi piace un sacco. Non mangerò mai più un gelato in vita mia, ma fa ridere perché lo tira fuori così e te dici, ma da dove cazzo se l'hai tirato fuori? Al culo. Ti fai domande su personaggi che possono tirare fuori delle spade, chiave nelle mani. Tirar fuori un gelato penso sia una cosa banalissima. Giustamente Marta dice che lo tira fuori dal cuore perché vuole bene ai suoi amici, giustamente. Se ci metti bene, cuore e culo sono la stessa cosa ma tirata al contrario. Coincidenze? Io non credo. Allora, Comor chiede come mai viene a ciondolare il tizio. Questo è il campione della Lega. Piacere, mi chiamo Nardo. Sto avendo dei traumi. No, lo sai, no. No, no. Il campione della Lega Pokémon. Esatto. Te l'ha detto già prima, in realtà, comunque. Sì, no, nel senso, lui ha spiegato. Conosco anche gli angoli più remoti. Vabbè. Mi chiamo Comor e vengo da soffio. Allenatore, in quanto tale il mio obiettivo è diventare campione. Allora, non girare a cazzo, ragazzo. Così. Dopo ci sono un paio di trivia. Allora, ti faccio vedere una cosa, Lisa. Ecco, adesso okay. Pronti in 3, 2, 1 vedremo Comor, al quale vengono smontati tutti i suoi sogni, avere un mental breakdown. Probabilmente sì. Siete pronti? Diventare forte? Credi sia sufficiente come obiettivo, per l'appunto, eccoci qui. Con questo non sto insinuando che hai torto, sto insinuando che il tuo obiettivo è una merda, proprio così, è una merda. Io traumatizzato, peggio. Io per esempio voglio anche fare in modo che la gente si affezioni ai Pokémon, obiettivo utile. Posso dire una cosa? Che a me la vignettina lì che va fino al personaggio mi fa schifo, è una cosa orribile da vedere. Hanno voluto fare in modo che non scrivessero, non si vedessero di chi sta scrivendo. Non mi piace, non mi piace. È una cosa molto più importante, me ne convinco sempre di più. Forse mi capirete meglio se ve lo dimostrerò con l'azione. Ma perché, caro? Dopo lo spiego. Questo serve per la lore. La lore. Esatto. Ma sta calpestando un Diglett. No, è una roccia quella. No, peccato. Ma chi? No, vai avanti. Vai avanti, vai. A me piacciono i capelli di questo qui. Vedo di vedere il suo sprite. Quanti anni ha Nardo? Proprio. Ma tipo 90. No, di meno. Una cinquantina, mi ricordo. Ma contro dei minori.
teoricamente siamo morti noi, ma questi sono ancora minori. Povero operaio. Signori di Twitch, è tutto legale. Ma scusa, no, secondo me sono bambini, penso. Sono operai. Sono dei bambini. Ma perché si può combattere con i bambini? So che il cappello potrebbe sembrare degli operai, ma sono dei bambini. Pronti a traumatizzarli. Sono un bimbo e una bimba. Sembravano dei muratori con quei cappelli. Va bene. Cospro. Va bene. Nasca obliterà tutto. Forse. Beh, praticamente sì, sappi. L'attacco. Ti ha diminuito l'attacco? Ah, è Nasca l'attaccante speciale. Non penso che... Mi pare che Arassoio è multiplo, sai? Yes. Sì. Infatti sì, vabbè, ciao, li ho obliterati. Addio. 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 Cioè, praticamente un turno. Guarda, che se Liepard fa uno di danno, sono morti tutti e due. Forse no, perché si sono recuperati. E però può fare sempre critico, eh. No, scusate, ma amore, chi penso io? Ha aumentato la difesa. Per caso che... Ah, attacco speciale. Carlo, lo sapevi che tutti i Pokémon che hanno prepotenza è perché hanno una difesa di merda. L'interfaccia è così libera, piena di spazi vuoti, che bello. No, in realtà RDR quando si evolve c'è una bella difesa speciale. Eh sì, no, pure fisica. Non così alta quanto la speciale. Oh, no? Crepa. Però perde prepotenza. No, probabilmente ce l'ha. È quella... È la seconda prepotenza. Stai scherzando, Pomor? Oh. Sì, vabbè, ma ha messo... Ma vedi che ha messo? Ha messo Liepard, che è un po' come un cartavetro. Ma te l'ho detto, io è di cartavetro. Pomor sta vacillando, ha avuto un attimo di... Ha avuto una vita di... L'interfaccia così libera e piena di spazi vuoti. I bambini però sono contenti, anche se ne ho perso. Alta che hai finito la parte di storia, dimmelo che ti devo fare, devo dire un po' di cose. Ascoltatemi, giovani. Giovani? Hai 20 anni. Sono persone che come Pomor potranno diventare più forti e sono degli sfigati. Proprio tipo Pomor così. E invece basta poter stare in compagnia dei Pokémon. Ma so qua. Bene, appena arato dei bambini. Non volevo, in realtà è stato lui. È come quando nella vita vera, tipo, batti un bambino e ti senti fortissimo. Esatto. È la stessa cosa. Ok. Aspetta, no. Fanculo. Pomor, basta. Però devo potevi prendere l'immagine di Kamenia. No, ok, allora Lisa, prima di andare avanti, credo che stasera abbiamo poco da fare. Apri l'immagine che ti ho mandato. Aspetta, ma me l'hai mandata dove? Su Discord. Dove cazzo andare? Allora, se la guardo su Discord si sfancola tutte le vostre webcam. Mandalela su Telegram. La mando su Telegram. Io all'asilo ho vinto un torneo di pugilato. Cosa sta succedendo a quel bambino che sta roteando? È un clown. È un clown. Come siamo un po' tutti. Quello sono io nel gioco Pokémon. Quelli siamo noi. Eccolo qua. Allora vediamo. Lui ti manda... Allora questo è la sprite, te lo faccio vedere perché sono dei trivia. Allora questo trivia, ok, devi prenderlo e ricordartelo fra un anno. Allora aspetta, ma è un vecchio, che cazzo... Io pensavo fosse giovane. È un anno, e io arriva fra un anno. Ok. Questa trivia te lo devi tenere per un anno nella tasca. Allora sto guardando l'immagine del tipo. Ok. Da notare, vabbè, lui è il campione della Liga, abbiamo detto. Si chiama in inglese Adler. Ok. E ti faccio notare una cosa dall'immagine. Non so se ragazzi, ma la metto pure in chat. O la stai facendo vedere tu? No, non la sto facendo vedere. Vabbè, allora la metto io in chat, dai. Allora ragazzi, da notare, lo metto un attimo in chat, non scrivete per un po', fin quando non finisco la presentazione in PowerPoint. Quindi apritelo se lo volete guardare. Allora, 3, 2, 1, chi non l'ha aperto va a fare in culo. Allora, da notare che se vedi ha una collana con le Pokéball. Ah, sì. E sono le 6 Pokéball che usa. Ok, sono i suoi Pokémon. Esatto, però guarda cosa c'ha sotto il braccio destro. Ne ha altre tre. Ok. Questo perché? Perché lui, nonostante tutto, non ama la tecnologia. Non è in grado di usare la tecnologia. Ok?
E quindi lui si porta tutti i suoi Pokémon appresso. Sempre. Perché non sa usare il box. No, non sa usare il box. E questa cosa te la devi mettere in un taschino. E ci vediamo tra un anno. Tra un anno nel gioco, ovviamente. Tra un anno, no, un anno di la fine della la fine di tutta la serie, quasi tutta la serie Pokémon che facciamo. Ah, ok, letteralmente, non l'avevo capito. Okay, cioè, okay. Questa è una cosa che ci servirà per un gioco che verrà più avanti, parecchio più avanti. Ok. Però questa cosa ti serve saperla. Oh, vabbè, ti sta arrivando, non ha ancora donato i punti per la sfida, li doni immediatamente. Ma io volevo dargli un'immagine più bella della Nardo, palesemente boomer, che litiga con la tecnologia. Esatto. L'ha già vista. Comunque, Lisa, la mia immagine è più bella di quella di Carlo. Ciao, ratto. Ciao. Questa però è spoiler. Questa è spoiler. Aspetta. Spoiler, ma la posso guardare? L'ho appena vista. È spoiler. Allora, aspetta un attimo, che sto leggendo. Lisa, sarebbe fantastico organizzare una partita di Cards Against Humanity con tutto il crossover per vedere quanto rapidamente riusciamo a infrangere tutto ciò che stabilisce la Convenzione di Ginevra. Allora, guarda, chi è che l'ha scritto? Shiver, secondo te? Shiver, sì. No, Shiver, sai qual è la cosa brutta? Che Cards Against Humanity, quello base, non rende quando quello personalizzato, secondo me. Oddio, ma vabbè, comunque vai avanti adesso, allenatori, cose, scusa, uccidi bestie, vai, ciao. Ah, qua non abbiamo catture, per fortuna. Solo ci sarebbe, come si chiama, lo scoiattolo di merda nell'erba che si muove. Fine. Ma è Camellia quella che mi hai mandato. Certo. Sì. Ma non ci assomiglia molto. Infatti, ci ho detto spoiler. Spoiler! E sto sprite fa schifo, non è colpa mia. No, non è che è un altro sprite. Marta, stai zitto. Parla con le persone. No, ma perché? No, devi fare gli allenatori. Possiamo restare a 31. Cosa vuoi fare? Pittore. Sì, c'è. Pablo Picasso. Pablo Picasso a Sigilis. Cioè, ci sta, dai. Sembra legit. Non lo posso lasciare, ovviamente. Vabbè, lo puoi fare con te contro. Fate te contro te. Va bene. Però uso sempre il rasoio. Sì, perché secondo me pure lui usa il rasoio. Vediamo se fa critico. No. Invece lui fa critico, guardalo. No. Va bene. È un po' messo peggio che poi fa la parte di bellino. Sì, sì. Toglilo, si glif davanti, se vuoi allenare qualcun altro, eh. Adesso metto qualcun altro, però non so più. No, riflesso. No, dai, no. Ma riflesso è molto buono in competitivo, in singolo non tanto. Oddio, è buono pure in singolo in realtà. È buona sempre, però. Ma cosa fa riflesso, che non mi ricordo? Praticamente aumenta la difesa per 5 turni di tutti i Pokémon in squadra. Difesa speciale o fisica? Metto Sandile. Ma mettiamo Sandile, Sandro, Simipur. C'è questo ballerino che ti sta ballando addosso. Bene, non lo devo chiamare. Ciao, sono io. E si fa sempre. Chi è io? Io chi? Mamma. Il mobile di Becciotto. Un attimo che voglio sfidarti. Vabbè. Wow, capolavoro. Questa roba 3D. Non è meglio tipo con Scarlatte e Violetto. No. Sulla console ancora più di merda, però. Signor Nintendo sta scherzando, un uomo disturbato. Capolavoro. Il capolavoro della prossima città è un po' stravagante, ma non fatemi scoraggiare. Forte di perdere, non fare dimostrare che Faldea non essere tipo, dice Peccio. Faldea non essere tipo, mamma mia. Domanda, ma perché nell'universo Pokémon tutti coloro che hanno un lavoro non fanno il loro lavoro? Diciamo che sono tutti comunisti. No, dissociamo da questo. Mi ricordo chi parla con te. Ah, il ballerino, vai. Fatti tutti gli allenatori qua, non so, 2 o 3. In verità, sai cos'è, Luca? È che nessuno fa il proprio lavoro, perché lo fanno i Pokémon il proprio lavoro. Ah, tutto
chiaro. Cioè, tu sei un che ne so, un falegname e hai un Pokémon che fa la roba al posto tuo. Lo lascio lo stesso. Eh sì, è fuoco, dall'altra parte, tu sei terra. Oppure i minatori hanno sempre dei Machoc o dei Machamp che fanno il loro lavoro al posto suo, quindi... Poi è un mondo dove c'è il teletrasporto, capito? Cioè, teletrasporto non a grandi linee, però, dobbiamo dirlo. Guarda arroganza che gli aumenta l'acco a questo coccodrillo incredibile. Cioè, questo coccodrillino. È una macchina da guerra, questo coccodrillo. Sfruttamento di animali, di sapeccio. Esatto. Vero, ma N ha ragione, però nessuno si fa domande, quindi... questo coccodrillo ancora arroganza, mamma mia, cioè, c'ha il doppio dell'attacco, cioè qualsiasi Pokémon, cioè ci sono delle run, per esempio ci sono dei poveri cristi che fanno tipo, sai, si può finire Pokémon con Sandile, non nessuno lo fa perché è inutile. Amadeus. Cioè, c'è arroganza. È Amadeus questo, attenzione. Amadeus, Amadeus. Allora, Amadeus, Amadeus. Posso prendere sempre lui? Sì, sì, Sabbio Tomba, ciaone, ciao Blitzel. Se la acchiappano. Beh, resiste, no, resiste. Sì. Dottor Zeus. Perché partiamo in arroganza. Cioè, prima il pittore, poi il ballerino e potrei anche... Potrei citarne molti altri. Vabbè, il pittore non è... No! Stavo dire una cosa brutta, però. Non è proprio un mestiere. È un modo di essere, dai. Cioè, nel senso. Un modo di essere. Un modo di intendere la vita diversa. Guarda là, la velocità di Blitzo lamenta, ma lui se ne sbatte il cazzo, che ora Fabio tomba e chiude la partita. Lo si evolve se andare? Arrivare al 28, Dai, facciamolo evolvere. Voglio usare una caramella solo per farle evolvere. No, no, beh, tanto ce la fai. Il limite è 31. Allora, il limite è 31, se no va a 28. Vai lì a sconfiggere Carlo e salirà di livello. Vai, il clown, cazzo, sì. Bro. Quello non mi rappresenta nel mio intero, perché non c'è un circo nei dintorni. Il tizio, dici. È Carlo? È davvero Carlo? Vedi cosa? Popi! È canon che sia Carlo. Ma allora anche il ballerino è un musicista. È pur sempre a forma d'arte, in teoria non sostenta niente. Oddio, dimmi. Ah, cazzo, no, forse contro lui devi cambiarlo. Perché. Metti la Lumaca, che è più scarsina. No? Metti la Lumaca. Dai un pugno! Pugno. Tiro un pugno di fuoco. Pugno di fuoco. Un pugno. Ed è in coda. Mamma mia, i danni che fa Wirlipede. Dobbiamo fare protezione? No, ma sei un cretino. Cioè, sei un cretino, hai fatto protect. Subito. Però avveleno pugno. No, mi ha avvelenato. Sì, ho capito, però. Se faceva protezione, come li metti a avveleno pugno? Vabbè, sia un turno. Wirlipede ancora. Punto, ma... adesso mette protezione, va di spam di protezione facciata. Protezione. No. Ah, cazzo, c'ha la facciata questa, capito? Poi è avvelenata e c'ha facciata. Sì, ma tanto ormai sta già soffrendo. Poi non è clown, buffone, quindi è ancora peggio. Buffone. È solo una sottocategoria. Esatto. Ricarica di ira dal veleno. Ci sono. Aspetta. Ma no, lascialo che ha facciata. Sì, vabbè, muore per il tragitto, dai. Allora. Adesso. Perché qua l'avvelenamento funziona ancora coi passi. Va KO. Muore è una parola brutta. È stato disintossicato. Beh. Se vai nell'erbetta ci sono altri paio di allenatori. E ci sono anche una Pokéball. Come faccio questo qua, però? Fai il giro, sì. Ma se non usa un repellente, tanto quanto serve in cazzo. E quattro. E cattura tutti i Pokémon. Vai, cosa farla? Che fai? Non sfidi il cuoco. E con il cuoco? L'unico che lavora è il cuoco. Perché il cuoco fa il pane e il pane ti vende ancora. C'è una scimmietta di fuoco che l'aiuta a cuocere, giustamente. Esatto. No, ma così funziona il mondo Pokémon. Cioè, c'è anche la tecnologia, però si usano anche i Pokémon. Soprattutto si usano. Sabbia tomba sempre. Fin quando non impara una mossa migliore. Si usano sempre i Pokémon per fare le cose, nessuno ha più voglia di fare niente. L'unica cosa, mi ricordo una cosa vaga, ma che l'acqua dei Pokémon non è potabile, tipo. Non
si può bere. È l'acqua che hanno i Pokémon Pansage e quello di erba. Quindi cambiano. Ora vi farò una domanda a tema Pokémon, però. Vai. Secondo voi, qual è il peggior lavoro nei giochi Pokémon? Il lavoro peggiore che puoi fare in un gioco Pokémon. Sei un'infermiera che sembra lì a cura i Pokémon. Tu sei una persona normale, devi fare il peggior lavoro mai esistito in un gioco Pokémon. Pattino? Pure quello d'acqua, sì. Giusto? Esatto. E perché? Perché ha a che fare sempre con i Trubbish? No. Perché ti esplodono... Tu immaginali, se i Pokémon in questo mondo sono gli animali nostri, no? Quindi se fanno tanta cacca in giro, chi pulisce? Esatto. Cioè tu immaginati 700 Pokémon che girano per le... Immaginati uno Snorlax che caga. Tu immaginati 700.000 Pokémon che girano, no? Tutti enormi che cagano come degli elefanti, no? Però mi pare però semplici. Giusto per aumentare l'ecologia Pokémon, mi pare che tipo Mac... Vedi, Zachan ce l'è arrivata, vedi? Ecco. Mi pare che Pokémon come Mac o... Anche o Mac. Trubbish li mangiano gli escrementi. Cosa vuole lei? Quindi tu basta che fai lì e no, ti fanno una scorpacciata. Chiesto un ingrediente, che le do? Vabbè, una bacca gli puoi dare se vuoi, non per forza. Vabbè, andiamo a quelle di quei grandi più bacca stagna. Vabbè, comunque, esci da qui. Perché il porno attore attrice? Perché il vabbè. Giustamente. Vabbè, ci sono gli Octillery che fanno il tuo lavoro, no? Quello è un altro film. Cosa? Vabbè, tanto può lo fare per l'app, capito? No, volevo togliere volevo mettere quello per camminare. Cazzo. Non è nei rimedi, è negli strumenti. Gli strumenti. Qua. No, qua. No, dopo, questi sono gli strumenti, quelli là. Qua. Dopo tutte le pietre repellente lì sotto. Ma non avevo mega. Sì, vabbè, finisci quelli piccolini e poi li usiamo quelli grandi. Ma vi immaginate Ash Ketchup che raccoglie la... No, però per esempio, essendo che loro stanno poco in città, ma più spesso nella natura, non la raccolgono e basta. Sì, ho capito, Carlo, ma dopo 700 Pokémon che cagano nella natura l'hanno deputato. Sono anche 700 che mangiano la merda, capito? Vabbè, certo. O Sendile va bene lo stesso, che è un morso e se lo leva dai coglioni. Mamma mia, è proprio una macchina da guerra. Tu immaginati il Pokémon che ha problemi di stomaco e sta lottando contro un allenatore. A un certo punto gli tira una scorreggia addosso all'altro Pokémon. C'è Rutto, c'è anche Rutto come... Ma guarda che alcune mostre di poverino sono quello, C'è Rutto, cioè... È la cosa bella, lo dice la settimana scorsa. La cosa più bella di Rutto è che va oltre soundproof, ma questa cosa mi fa straridere. Io ho soundproof, non mi puoi fare del male con le vostre sonore. Il punto sai qual è? Non lo sente, però lo... Questa è l'evoluzione di Timpole. Ve l'ho chiesto, il girino, ma voi stavate parlando di Rutti e Scoretti. Ma dai, scusa. Timpole ha due evoluzioni, Palpitoad e un altro dopo viene. Comunque Carlo, parliamo di cose serie. Loro non sentono il Rutto con le orecchie, lo sentono col naso. È per quello che funziona. Proprio faceva più ridere, capito? Il fatto che comunque viene se tu vedi nelle mosse di suono c'è Rutto. Quindi è categorizzata come suono, capito? Ma funziona lo stesso perché poi sentono l'odore. Oh, ecco. Benissimo. Allora, qua dentro. Non ti servirà mai. Se vedi nell'erba, no, questa qua. Che ha dei contorni un po' strani. Che cosa? No, sono grate. No, al tizio. Ha dei contorni strani. ha un cromosoma extra. Sai che ti dicevi, Carlo? Cosa? Cosa stavi dicendo nell'erbetta?
Nell'erbetta che si muove potresti trovare... come si chiama lo scoiattolo volante? No, non si trova niente. Minci. Non c'è nessuna erbetta che si muove. Emolga. No, ci sta, emolga, sì. No, prima si era mossa un po' di erbetta. Potresti trovare, oltre a Udino, potresti trovare Morga. No, questa qua. No, qua non si muove nessuna erba. Oh, no. Quella blu non si muove mai. Oddio, l'erba. C'hai tutte e due. Elisa, vuoi sapere una cosa che non ti interessa? Sì. Sai che se trovi due Pokémon alla volta, c'hai la probabilità di 2 su 4192 di trovare lo Shiny. E non è più una. Niente, era per dire. Quindi attacchi al cazzo. Era per dire che è più facile trovarli. Beh, immagino, perché sono in due. Erbetta nera non si muove, solo questa erbetta qua si muove. L'unica cosa, questa parte qua è stupida, perché dice dell'erba coperta, quindi se quella si muove, non lo saprai mai. Ah, questa... in questo senso, ma non fa rumore. Scusa. Coppia di shiny, doppia uccisione, certamente. Aerosolio si muove. Ma tu basta che corri e un po' avanti e indietro. Ah. Vabbè, vai avanti, già qua. Vedi, ogni tanto... Però no, vai nell'erba. Nell'erba c'è più possibilità che si muova. E ti repellente, ovviamente. Sì, no, non funziona questa roba. No, anche fuori funziona. L'importante è che stai... No, se non metti il repellente non funziona perché trovi pochi... Esatto, quello sì, è vero. Vediamo quanto culo ha Lisa. Facciamo un solo try, dai, per Emolga. Vedi, c'è dell'erba coperta e tu non la vedrai mai. Ma si vede, dai. Aspetta, è veramente finita. Apri un attimo l'altra. Mamma mia, ormai da bianco ne... Purtroppo c'è un altro gioco ancora che c'ha questa cosa del cazzo che i repellenti si... Sì, ma i percorsi non sono così. Vabbè, questo pure è vero. Mai usato i repellenti in quel... Vedi, non si muove mai, sembra quasi non si muova mai l'erbetta, che secondo me è coperta. No. Ancora. Poi non c'è i super che stanno sopra. Ah no, l'ultima. Vabbè, l'ultima. No. Cazzarola, niente, oh. Niente erbetta che si muove per te? Non è che dovevano cambiare lo scenario. No, è qua. Eccola, quella là. Vado. Vediamo. Ma devo finire il repellente? No, vacci sopra. Ah, ok. No, Udino. Allora, ammazza percentuale Udino. Di Emolga è... Ammazza Udino! La percentuale di Emolga è... Un attimo solo... È del 10%. Super repellente. Ma col fatto che è accelerato ogni tanto che cambia la sua... Eccola qua, che culo subito. 10%, vediamo chi esce. Sembra Udino. Picchia Udino. Così, gratis. Sì, così si evolve. Vai, morso. Dai, un altro boss. Menali tua. Ok. Arroganza. Fa anche il 29. No, 28, madonna. 1000, Dio santo. Sgranocchio, madonna mia, questo è un calarmato. A posto di morso. A posto di morso, sì. A quanto pare in Pokémon sgranocchio è più forte di morso. E sgranocchio è più forte, fai teoricamente. No, 29? Ma non si evolve, scusa. Ma sei un cesso, ci hai mentito. Gli voglio dare la caramella, basta. E va, dai la caramella, dai. Ma prendi un altro Udino. Dagli un altro, prendi un altro Udino. Un altro Udino. Oh, non l'abbiamo chiamato. Manco visto, è sempre di sopra. 21, sì, wow, questo ti dà sempre 1000 perché comunque. Gna. Ti dà 1000 perché... Ah, difesa diminuita pure. Carlo ha mentito, è il 29, hai mentito. Pensavo che era il 28, mi ricordavo che era il 28. Vai, ti piglia sberle questo Udino, vai così. Cioè, vi giuro, sto gioco si evolvono tardissimo i Pokémon. Ma veramente è impressionante. 1190. Ma io devo usare la caramella rara, aspetta che ti fai un altro Udino. Sì, è il 29. E poi al 40. E invece mi ricordavo 28 e 41 invece 29 e 40. Ho sbagliato di un livello a scendere, uno a salire.
Vai, un altro Dino, che questo che no, fa no, adesso? Serve le Molga. Oh, questo è il modo in cui si facevano i livelli nel caso tu non avevi le caramelle rare. Cioè, gli Audino li uccidivi e andavi e facevi i livelli. Tanto adesso il prossimo Audino che trova è Shiny. No. Vai. Hai già, Lisa, col tuo culo hai già incontrato 3 Pokémon uguali, al quarto è Shiny per forza. Così funzionava il rosso fuoco. Facciamo l'ultimo test, poi andiamo avanti, dai, che c'è ancora un po'. Vai, Shiny Audino, e me ne vado da live per sempre. Ma Orbito dici sempre, perché non vai via? Non vado via perché non ti capita. Ma c'era che... Vabbè, qua c'è una percentuale normale di Shiny, dai. Oh, guarda qua quanto è brutto. Non me ne vado perché non hai mai incontrato uno Shiny. Anche Peach dice che il prossimo è Shiny. Bene, preparatevi all'uscita di scena. La caccia agli Shiny continua. Tutto questa live non avevamo un cazzo da fare. Mettiamo a cercare gli Shiny. No, no, me ne vado io. Vabbè, me ne vado io. Me ne vado io, Dio santo. Vedi perché ci mette così tanto? Perché è Shiny. Vai un po' per sinistra. No. Neanche questi. No, basta. È possibile sta cosa? Oh, eccolo. Eccoci. 10%, vediamo. Oddio. No, basta, Shiny è blu. Blu? Bello. Dai, usciamo. Vabbè, ci abbiamo provato, dai. No, così lo faccio evolvere, dai. Sì, poi andiamo. Ieri, ora dico anche a voi questa curiosità che ho letto. Nel 2022, un concorso interno dell'Arma dei Carabinieri è stata inserita una domanda riguardante una peculiarità dei Pokémon. Qual è il Pokémon più famoso dei Pokémon? Ma per caso, is that fucking Pikachu? Ma ci vogliamo? Che sarebbe questa domanda? Dai. Vogliamo lo Shiny siete adesso? Magari. Vedere il carro armato diventare un Panzer. No. Devi vederlo alla fine come diventa. Allora, a me piace. Dici tutto quello che vuoi. A me piace tutta la sua linea evolutiva. Guardalo quanto è free. Guarda quanto se ne fotte bello, proprio. Bello. Cioè, guarda, non se ne frega un cazzo. A me non me ne frega un cavallo. Ora tu immaginatelo con gli occhi da solo. Vai. Allora, adesso c'è il ponte. Ponte ponente, ponte P, tappetta a Perugia. Che sogniamo, visto le... No, la domanda era una cosa del tipo qual è la caratteristica comune di Pokémon. Ci evolvono. No, non tutti però si evolvono. Ah, no, in realtà. No. Che sono tascabili. Pocket. Va. Metto gli Crocodile dalla squadra, cioè dal primo posto, che ormai si è evoluto. Sei pure a 31, sta lì per lì. Quindi ci mettiamo... Questo coccodrillo è una macchina da guerra. Davanti. E ho da Romaca, Gundu, vedi tu? Gundu, Sandro. Ma come un altro Maranza? No, questo coccodrillo è un carro armato, Cicco. Ah, adesso ti faccio vedere una cosa. Cammina piano. Metti la super velocità, però. Cammina piano. Così facciamo un po' più veloce. Sì, ma hai visto la squadra di Lisa? Praticamente c'ha Servine, che è il capobranco dei Maranza. Poi c'è Crocodile. Ecco c'è qua. C'è Gundu. Vedi? A un certo punto si formano dei pallini a terra, ok? Ce n'è uno, vediamo se ci riusciamo. Ce n'è uno super raro di pallino. Sì. Vediamo. Squadra cammina. Di bulle, sì. Vedi a terra, esce tipo un'ombretta nera. Sì, l'ho vista. Tu puoi fare anche avanti e indietro, Carlo, la risposta esatta era che nessun Pokémon può morire. Ma che cazzo? Eccola qua, quello raro. Mio fratello Darkrai. No, cioè, perché alza quell'ala? No, non alzare l'ala. Ma no, l'avevamo catturato già. No, l'avevamo visto, non catturato. Adesso lo puoi catturare. È volante acqua. Ed è un brutto Sandro. Eh no, è volante pure, quindi io non metterei Sandro. Metto lui. Sì, dai, mettisimi pure. Squadra di bulli, ma in verità ti sta salutando, Carlo. No, sta alzando il braccio destro. Però... Sì, l'ho già detto l'altra volta. Saluta. Sì, saluta amichevolmente, però da un balcone.
ma l'importante è salutare, non importa dove saluto. Non so più che cazzo faceva. Ah, ti abbassava la stanza. Perché un sacco di Pokémon volanti hanno nostalgie? Oh, è vero, un sacco di loro. Cioè, guarda. Secondo me lo ammazzo. Must not fare battute sul ventennio. Lo ammazzo con una pistola. No, fai un altro pistola. A meno che non è critico, pistola acqua non lo uccido. Crit. Bollaraggio. Si evolve sto stono, vabbè, aspetta, non andiamo a prendere la descrizione. Poi si chiama sto cesso. Allora, questo è uno dei Pokémon più scarsi di questo gioco. Ma non è vero. Sì, ma è verissimo. Ma cioè e fa schifo. Allora, vai. Quelle Mega Ball sono rotte. Secondo me quelle Mega Ball, Carlo, sono rotte. Sono rotte. Avendo attaccato schizzacqua da tutte le pinne del corpo, fuggi dileguandosi una nuvola di spugna. Pokémon uccello specializzato nell'immersione, poiché è ghiotto di sfagno, sta sempre in acqua. Di sfagno. Di sfagno. Cazzo ne so che cos'è lo sfagno. What is sfagno? Vai, è finito, questo ti vuole far catturare il Pokémon, che si può prendere solo in questo ponte. Questo Pokémon si può prendere solo lo sfagno. Ah, è un'alga. Cioè, tipo, è un genere che comprende muschi, sono i comunemente detti muschi della turba. Lisa, è questa la musichetta? Mi sta zitto. Ok. Era questo l'evento. Bisogna sfamare il draghetto. Dove cazzo è? Parliamo anche noi. Balla il personaggio. Ci vuole le motte. E dove ballare? Vai, voglio tutti a ballare. Forza. So che non posso vedervi, ma va bene se ballate. Ballate tutti. Stiamo ballando anche noi. Ballate anche voi. Marta non sta sentendo. No, Marta deve ballare. Vabbè. Guarda, le motta pure la musichina, ma che bello. Ora staremo qua. Diana dov'è? Quando succede questa cosa? Bisogna chiamare l'assistant manager, dov'è? Oh, tutti quelli che sono in live sul gruppo Telegram e tagghiamo l'assistant manager, esatto, vai. Diana. Oh, qua si tiene la musica. Non si accelera, la velocità del gioco. Purtroppo la voglia di accelerare, che ci sono un sacco di battaglie. Il becciopoli. Faccio lo screen. Allora, bene. Vai. Ci sarà una persona particolare che vive qua? Non fa, perché non fa taggare Diana? Non so. No, l'hai taggata. Ah. Sì. Vabbè. Se vuoi l'allenatore di cui parlava Camelia, Raffan. Capolastro di questa città. Ma aspetta che dia il benvenuto. Sta lavorando, dai, lascia stare. Sta lavorando. Diana sta lavorando. Forse sì, probabilmente sì, sta lavorando. Abbiamo passato il ponte perché il team Plasma sono riusciti a rifugiarsi in città. E disse. Grazie per aver passato il ponte, ma cosa c'entriamo noi con quello che è successo? Tu è quello che vuoi. Guardate che siete arrivati voi quelli del team Plasma. Abbiamo... Sì, qualcuno faccia una clip per Diana, per favore. Sì. Potete rifiutare di darmi una. Ma no, lo faccio dopo anch'io. Rowan, che succede? Ma che succede? Che abbiamo il draghetto che balla con la musica. Hai visto, Diana? Siamo arrivati nella città della musica del draghetto. E se ne va. Ho trovato. Scoprirete che il Team Plasma accetterà la vostra sfida in palestra. Certo che ti chiamo per sta cosa, Diana. Ma veramente era non era importantissimo, Diana. L'ho chiamato io. L'ha chiamato Orbi. Il 99% dei video in cui esiste una qualsiasi forma di content Pokémon, esatto. Scoprirete che il Plasma ci trova questa sfida. La vita è tutto un dare e un avere. Citazione alla sposa cadavere.
Allora, vediamo le stat di Shebangs arriva adesso. Ah, beh. Cioè, dopo praticamente un'ora di live. Che brutta persona. Così. Un uomo impegnato. Quelli di Tintasma ne avremmo comunque cercati. Brava, Zacian. Allora, però posso dire una cosa. L'evoluzione di quei di Dagret. Vabbè, dopo... No, comunque sappiate che tutte le volte che mi chiamate mentre Lisa fa una live ho paura che le sia venuto di infarto in live, non lo so. Lo facciamo i big money se succede. No, sei... che big money. Perché questo è, come dire, è un retaggio di mia mamma, che quando la chiami al telefono lei pensa sempre che stiamo morendo. E tu la chiami e lei fa chi c'è. Vado avanti. Pensate alla salute. Va bene. Qua. Allora, piuttosto voi l'evoluzione fare però. L'acqua. Io ho già bevuto Shebangs. Io pure. In questo momento. Oh, non mi hai visto. Grazie Shebangs. Perché volete farmi andare a letto con la pancia che muovo e fa? No, vorrei andare a letto e non pisciarmi nel letto però. Allora, Orbi. E sappiate, è quello che succede tutte le volte che mi fate bere. Live succede anche a me. Mi sveglio alle 3 del mattino che devo pisciare e me la sto hai detto il mio nome mentre bevo, Carlo, non fallo mai più, mi distrai, è un cretino. Poi mi bagno se mi distrai. Lisa non riesce a bere. Buonasera Shebangs, dove sono i punti per la live di Blasphemous? Non ce ne dimenticheremo, vero? Non è più. Andiamo avanti. No, aspetta, cosa? No, mi sto perdendo. Cosa che ha scritto? Cioè, vabbè, nessuno voleva sapere sta cosa, Lisa. Di che cosa? Di io che me la faccio addosso, è colpa loro. Comunque, Orbi, ieri Alex mi ha chiesto: ah, ma sei tu che spammi sempre le moto con della gocciolina che si tratta si gratta la testa? Aia, è brutta. Attenzione, attenzione. Aia, mi dispiace, attenzione. Bro. Se ero lì ti difendevo, ma mi dispiace. Comunque, dicevamo, Orbi, tu che ti volevi, veramente ti volevi salvare Svanna. Ti dico soltanto che c'ha 3 abilità, una peggio di un'altra. Uh-huh. Devi andare al centro medico, così hai il volo più avanti. Sto cercando. Sta sopra. Non ho punti di carica, potessi fare. Perché non lo posso fare. Vedila un po' la città, tanto abbiamo molto da fare, capito, oggi. Cioè, sarebbe figo forse fare pure il prossimo percorso, se ce la facciamo, così la prossima live facciamo con tanto... Se ce la facciamo, ma non credo, quindi... Allora, ti dico, c'ha come abilità, c'ha... Ok, Svanna. Sguardo fermo. Aspetta, ma chi è Svanna? Niente. Petti in fuori. Sguardo fermo, però non può essere ridotta la precisione. Ok, però lui è volante, solo flash riduce la precisione, non è terra. Quindi già questo, wow, incredibile. Petti in fuori la riduzione della difesa, più o meno. E poi c'è idratazione che lo cura solo quando piove. Bene. Le stat, vai Alisa, andate, vai avanti, tanto devi fare un po' di allenatori. Ti dico soltanto le statistiche, è un 473 di base stat, quindi non è male in realtà, ma c'ha pari attacco e difesa 87, ok, velocità 98, difesa 60. Ti volevo fare Carlo, intanto ne sbagliamo. Merda. Un po' caro sopravvi. Bella merda. Allora, non c'è da commentare. Va bene, ma è utile però. Fai cosa? A pisciarti sotto. A sguardo fermo, puoi imparare il vento in coda. Vento in coda. Ok, ma due cose che c'ha buone su. È velocissimo! Ma 98 c'ha! Minchia! Capito, ma ci sono troppi Pokémon più veloci di lui che gli fanno tutti ma... Pokémon elettrici, praticamente. Però sguardo fermo. Signore che sta sul percorso 6 alla ricerca di Pokémon leggendari. Sì, ma è volante già di base.
Le mosse che diminuiscono la velocità sono tutte terre tranne flash. Flash di cazzo la usa. Bravo Luca, dillelo. Disquisizioni su i Pokémon. Aloy, signor Luca, gli dico questa cosa. Vai, andiamo a vedere. Sembrava una roba su. No. Sono entrata nella casa dei filosofi. La felicità è finita. Ma tu devi dire, cioè, quelle sono le frasi più brevi. Che ora, sono. Per rompere le palle a casa. È arrivato anche Alex. Ciao Alex. Alex. Io. Essere anche bravo con lo. C'è, cioè, un fattore di sguardi. Di sguardi, di larti. Pensate che probabilmente noi altri. La sfida se Carlo avesse donato sui punti. Quanti ne mancano? A 100.000, 21.000 punti. Che non darò mai. Wow. Ma ne devi dar solo 2.000, Carlo. No. Guarda, Carlo, non fai tu. Sono libero di farci ciò, Carlo, che mi sono guadagnato e ci faccio quello che voglio. Già. Le guadagnate alle spalle degli altri. Perché guardo le live? Alle spalle degli altri. R è la pistola. Cosa? Ma c'è anche l'emoticon di Lisa che esce il ferro. Esatto. Ma cosa c'è? No, qua non puoi pegare dei Pokémon quando prendi surf. Beato sull'acqua. Vabbè. Surf quando la prende, a proposito. Pokémon del lampo e quello del vento sono capricciosi e vanno e vengono proprio per attirarci. Esatto, bella. Andiamo nelle case. Oh, due nonnini, ciao. Ma guarda, ti fanno dei bei rimandi già dall'inizio in questo gioco. Non me l'ho accorto mai di sto tipo. Te l'ha scritto pure Marta, ora devi donare i punti per forza. Marta non sta sentendo. Marta, oh, guardami negli occhi. Bravo Alex. Bravo. Siamo a 81.000. Vediamo il tuo Pokédex. Wow, che bello. Senti, posso chiederti un favore? Sì. Quello che vuoi, bambina. Vorrei vedere un Pokémon che conosca la mossa, no, Lacciuoso. Questa è l'altra volta, volevi limonarmi. Mi sono fatto due domande. Ma... Ah. Va bene. Raga, non guardate come si chiama Pokémon l'edizione alternativa a quella di Bianca in spagnolo, per piacere. Sì, che lo sappiamo tutti come si chiama. Vabbè, è un colore, grazie al cazzo, Carlo. Lisa, ha iniziato lui. Io non ho detto nulla, signor giudice. No, Shebangs, la scorsa live tu, insomma, almeno dopo il primo appuntamento spam certe cose. Non lo so. Magari prima invita alla cena. Esatto. Un po' più galante. Uscita. Questa settimana sono stata rimpiazzata da un ospite più importante. Non mi ricordo, sì. Forse ero ubriaco. Sì. Può essere. No, non so. Non mi ricordo, forse ero ubriaco. Eri ubriaco? Vieni in live ubriaco, Shebangs. Quindi adesso la domanda è: sei sobrio? Sei sobrio in questo momento? Oppure no? Questa è la domanda. Ultra Ball. Oh. Ora scrive di nuovo, non mi ricordo, forse sono ubriaco. Vado di qua o esploro ancora? Poi di un qua. Allora, questo è il percorso. Ora possiamo andare avanti con la trama. Secondo me andiamo avanti. Ah. Ok? E così possiamo fare. Poi dopo decidiamo se fare subito la palestra o il percorso. Quindi. Il corso è lunghetto, comunque. Quindi. Quindi mi infilo qua. Vai a destra. Non a destra, sto andando a sinistra. No, questo è il percorso dopo. Possiamo anche. Però vai a sud adesso. Qua sta la palestra se vai tutto a destra. Però non la possiamo ancora affrontare. Ah, giù di qua, ok. Banks, bisognerebbe credersi piuttosto. C'è un momento in cui sei lucido. Beh, oddio, spererei di sì. Deposito. Se vai qua a destra. Vabbè, sì, qua devi andarci per forza.
C'è una cattura che puoi fare. Oggi poche catture, raga. Mi spiace. Già, invece ne ho le forze con quelle di Pokémon in armonia. Che avrà un Pokémon parando, sicuramente. Sì. Sì, ci sono un Pokémon da catturare qua. Dai un pugno! Ah, un pugno letteralmente, non l'avevo capito. Era proprio il pugno. Ah, cioè, come andate ieri? Vi siete divertiti? Ci siamo divertiti tantissimo. Infatti io spero. Carrablast cos'è? È un insetto, vai, 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 non ti preoccupare. Questo qui fa paio. Vabbè, vai, vai, dici, vai, vai. Io spererei di ripetere questa cosa anche altre volte. In altri contesti. Questa discussione comunque è uscita perché ieri Alex mi ha chiesto se fossi io quello delle moto con della gocciolina, che poi non è manco una gocciolina in realtà. Non so cos'è. Ah, una gocciolina. Vai, cioè, vai a destra, vai a destra, vai a destra, vai a destra. È tutto a destra? Qua, tutto qua. Sì, sì, sì. Oddio, questo qua? Vedi che buono. Un maniaco? Sì, sì. Cascano più che per ripararsi gli eventuali morti. Brava, una persona che pensa alla sicurezza. Ma ti inibito Sorelmo. Quanto spingi la gocciolina? Parliamo, dice di me. Tantissimo. Buonasera, Lady. Ok, vai. Vai a destra adesso. Stava quel tipo che girava. Fatto un attimo. Quel Pokémon di prima fa questa il paio con un altro Pokémon. C'è un utente della chat che usa sempre un emoticon. Non ne so niente. Joltik. Questo è il Pokémon elettro che ti voglio far prendere io. Bellissimo. Perciò te l'ho detto. Joltik elettro insetto. Quindi posso tenere anche Dark Punk? Sì, 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 dai un pugno. Guarda come mi ha ignorato Zlacian, perché poco pugno. Però è bello proprio, la sua evoluzione mi piace tantissimo. Tra poco, tra un paio di percorsi, dopo il prossimo colpo no. Non farlo. Colpo praticamente fa sempre lo stesso attacco per 5 turni e poi ti confonde. Wobble è... aspetta, non ricordo. L'insetto quello di roccia, quindi puoi mettere un Pokémon d'acqua. Adesso ci vorrebbe il ragazzo che la tiene. No, cioè, allora penso che sia una delle moto con generale, quindi lo potete usare anche voi volendo. No, vabbè, tanto lui è fortissimo. No, era Simipur, perché lui è insetto, scusa, roccia. Ho male. Non hai detto roccia, allora ho detto va. È pure insetto, però va bene sgranocchio da tanto. Non è molto efficace, guarda, cioè la scritta è uscita, sì, comunque. Non era molto efficace. Peccato per Coleomorso che. Oh mio. Aia. Coleomorso è forte, ha fatto pure brutto colpo. L'emoticon è ambigua. Quale emoticon? Stiamo parlando sempre della stessa emoticon. La gocciolina. Non sto più capendo. No, vabbè, me l'ho perso io. Allora, vai sempre a destra, ci dovrebbe essere un po' di erba, giusto? No. Sbagliato percorso. Vabbè, niente. Ciao. Qua, no? No, pensavo che c'era qua un'erbetta. Vai, vai a sinistra, là, giù. Qua. Sì, eccola qua, infatti, eccola qua. Io devo catturare qua. No, sì, c'è uno. Sì. Al 30%, sta qua. Eccolo qui. Catturato. È un gelato. Sì, è di tipo ghiaccio, quindi non usare posti di tipo fuoco, roccia o lotta. È facciata. Bene, facciata. Non credo che sia di Peach. No, non è quella. No, vabbè, fa niente. La prossima volta la Shift F1 andrà al 30%, lo trovi facile. La faccia di facciata. Pensavo era pescata, cioè. È da Rumaca, è una bestia pure lui. Questa è l'evoluzione del cane che già ci abbiamo. Ma non so nemmeno io che emoticon sia, ci sembra tipo un blob. Era che livello si evolve, perché cosa mai te lo faccio pure evolvere? No, così vedi l'evoluzione. Blob, 32, tra poco. Che si chiama quell'anime? Mi sono reincarnato in uno slime. Lo slime, eccolo qua. Slime, giuro. La mano sì, per carezza una goccia d'acqua. Esatto, proprio quella. E una cosa, usa la Mega Ball 1, giusto per vedere un attimo una cosa. Vediamo se è la nostra mia teoria è esatta.
Non credo. Però no, non è assolutamente possibile questa cosa. Secondo me si sono glitchate le Mega Ball. Vabbè, fa niente, dai. Sì, sì. Beh. Delle Master Ball adesso. Comunque, vuoi sapere cosa ho io come emoticon personale? Neve fresca, Pokémon nato da una stalattite. Oddio, la mia waifu. Tu, adesso, parliamone. Allora, sono Orbi, non ci stiamo capendo. Ero prima in coda io, allora, mettiamo non in chiaro non le cose. Ci siamo capiti. Vabbè, la live finisce qui, dobbiamo discutere questa cosa. Adesso il tribunale si riunisce. Voi, brutti degenerati, via dal mio giardino. Degenerati, addirittura. Pokémon è una stalattite che ha ricevuto l'energia del sole mattutino. Dorme sepolto sotto la neve. Le Mega Ball sono glitchate perché era catturare esclusivamente Pokémon blu per avere le call coordinate. Il suo fiato è a meno 50 gradi centigradi. Fa nevicare tutto intorno formando stalattite. No, no, qua sono finiti i Pokémon, sarà solo quella. Sarà solo lui. Lasciate sì, i microfoni aperti, Salva. Dice Shibenz. No, se facciamo una cosa del genere sicuramente... No, no, io in quell'occasione non ci sarò. No, allora c'è un video bellissimo, non mi ricordo come si chiami però, Furry. In cui praticamente fanno parlare i Pokémon quando si evolvono e praticamente li fanno reagire alle reazioni che hanno gli allenatori, cioè i giocatori quando li vedono per la prima volta. Allora, quando c'è per l'appunto la waifu, questo qua, che non mi ricordo il nome, questo Gardevoir, praticamente fa tipo un discorso su perché devo essere la waifu di tutti quanti, devo essere sessualizzata. Cioè, effettivamente non mi sarò fatto. Ah, non ti va qua, non c'è un combattimento. Può essere un VD. Potrebbe non supporto. Farsi coraggio e fare anche lento. Certo. Però ne ho altri di queste ne ho tantissime. Comunque, il Pokémon che hai visto prima, no? L'insetto quello blu che hai ucciso alla velocità della luce. Ok. Fa il paio con un altro Pokémon sempre di tipo insetto, ok? Che si chiama Shelmet, che però qua non c'è nel prossimo percorso. E c'hanno una particolarità che dopo appena lo vedi. Dopo lo vediamo il video. Che ti dicevo prima. Lo faccio vedere. Ho anche questo. Ma la porta, c'è una porta. Dove? Sinistra. Questa? No, giù. Scendi. Ah, ma chi l'aveva visto? Eccolo qua. Ma c'è la più. Un congelatore gigante. Ma questo non è quello della penultima gen, dice Shibenz. No. Forse l'ho già visto il video io, probabile. Ho fatto quello. Ritrovare. Quello Shibenz è di Pokémon X e Y. Se vuoi giocare nel deposito frutto, fai tu. Ah, è stato annunciato 4 minuti fa un Nintendo Direct per il 21 febbraio, quindi dopo domani. Ditemi che a Nintendo Direct nel quale annunceranno Silk Song. No. No. Perché Silk Song adesso è un po' un casino perché c'era anche il Microsoft in mezzo, quindi non penso che... Lo vediamo assieme, sì, ma che ora? No, vabbè, ma sarà alle 3 del pomeriggio. Sì, però è un pomeriggio... Allora, raga, è un partner, quindi non mostreranno giochi Nintendo. C'è una Pokémon. Nintendo Direct partner? Schifo. Sì. Quindi Pokémon c'è. Quindi Pokémon ci attacchi. No, non è vero, no, Carlo. No, Pokémon il 28, settimana prossima. Non è vero, Carlo, però. Quelli della serie principale sono dentro lì. Cioè, quelli non della serie principale. Scendi giù, sinistra, un passo a sinistra e poi sopra. Adesso Capcom farà il nuovo Pokémon Mystery Dungeon. Vai giù. Passa a destra, sopra. No, troppo. Sinistra, ecco, vai sopra. Ma il 28 che destra. Giorno è, Carlo? Ah, era giù, ma chi l'aveva visto? Mercoledì. Gli trova un pala, questa è fortissima, la puoi dare alla tua scimmietta. Il 28 è mercoledì prossimo. Mi pare che è il 28 il Pokémon Day, fai vedere. Vabbè, allora, il 21 si può anche vedere in live quando torniamo dal lavoro tutti e poi Elisa gioca, però... Se sono libero io. Tanti, devi far live mercoledì. Martedì 27 febbraio. Se sono martedì. Allora, se riusciamo a organizzare live di Pokémon Bianco martedì 27...
Sì, vabbè, però lo fanno sempre la mattina il dare. Vabbè, ma però la lo guardiamo tutti insieme quando torniamo dal lavoro tutti. Esatto. No, a parte quello, cioè, possiamo fare anche le reaction direttamente, senza che... È un allenatore. Sì, ma Carlo, te l'ho già detto, quando è... c'è la velocità che è alta, si muove gli stessi. Ah, sì, sì, l'hai detto, potremmo fare la sera le reaction, giusto per vedere... Oppure fa... ce la vediamo insieme proprio. Sì, vai, ma io stando su Twitter penso che me lo spoileranno tutto, quindi al massimo faccio le reaction. Spegni il cellulare. Cambia Pokémon? Spegni il cellulare e non lo guardi. Non aprire Twitter, disinstallalo al 28. Esatto, sì. Mi va sai bene cosa devi fare, Carlo? Devi disinstallare Twitter il 27 e lo reinstalli il 28. Vabbè, non lo, mi ricordo di non aprirlo quella giornata, né quello, né Instagram, né nessun social. Butta il telefono per sicurezza, visto? Mi sembra una... No, cazzo, c'ho pure il gruppo degli amici miei che sto fissati dei Pokémon, quindi a me è praticamente impossibile. Vabbè, Carlo... Vabbè, dai, chiudo la mattina stesso, metto in pin il messaggio. Dai. Dico, raga, non scrivete niente di Pokémon fino alla sera, perché devo fare una roba con Lisa. Bravo. Chiuditi nel frigorifero, giusto? Tanto io non posso ricevere spoiler perché tanto lavoro dalla mattina alla sera e non ho il cellulare. No, è perché sì, è vero, no, tu non puoi ricevere spoiler. Poi guardiamo insieme in live, sì, facciamo l'apertura con quello. Elisa invece era qua il pomeriggio a casa dal lavoro e si guarda tutto il video. No, bisogna vedere se sono a casa dal lavoro io. Beh sì, beh, certo, quello c'è. Grazie. Lo sapevamo. Ah, io giovedì prossimo non ci sono, devo andare alla festa di laurea. A giovedì prossimo non me ne fregherà un cazzo come adesso. Che lavoro fai, Orbi? Io? Ma il lavoro più figo di tutto. Bellissimo. Lo spettacolo. Il più grande spettacolo dopo tua madre. Ora qua. E quindi non lo dici che lavoro fai, Orbi? Sono praticamente... Un può essere. Lavoro in un istituto di sicurezza, cioè dove ci sono guardie giurate, eccetera. Io sono disarmato, ovviamente, non ce l'ho là. Ma tra un po' avrà il ferro anche Orbi. Non lo so, vedremo però. Signori, purtroppo il sonno ha preso sopravvento, sono più morto che vivo. Alla prossima, buonanotte, Peccio, grazie. Notte, Peccio. Sei l'unico senza ferro. Ah, no, Peccio. Beh, no. Non sono l'unico senza ferro, ce ne sono parecchi. Un paio sono senza arma. Non siamo tutti armati. Ora c'è una Pokémon assurda. Sostanzialmente carico, faccio praticamente i pacchetti di soldi che vanno in giro per i negozi che lo richiedono. Ma cos'è la scala? Vedi? Ma qua non posso. È per a destra, puoi andare. Qua? Sì. Infatti. Vabbè. Però devi pure un enigma del pattinaggio. Vabbè, sono comunque fatti nelle loro confezioni, quindi, cioè, sì, si rompono, cadono, sì. Grazie, ogni tanto. Burgo, grazie. Vai, Elisa, ciao buffa. Vai giù, dritta, giù. Ah. Ma stai zitto, Orbi, dai. Oh, ce l'ho arrivata, Carl. E ti scivola in tasca, cosa. Perché tu vuoi vedere Elisa soffrire così tanto? Perché mi diverto. Qual è il tuo sadismo? Mi diverto. Lui è Carmine, il migliore. Vabbè, un altro Pokémon che... Oddio, forse da Romaca può tenerlo in campo. E ti scivola in tasca. Sì, non credo, Shipanks. Boom. Veglio pam pam pam. Diciamo che... Un pugno! C'è un po' tanta sicurezza lì dentro. Sai com'è. Non vogliono che rubi i soldi, siamo controllati dalle telecamere, quindi puoi fare un cazzo.
Appena c'è il blackout. Ah, ma c'erano. Cioè, il blackout funziona lo stesso, caro. Ah, cazzo. Vabbè, Carlo. Abbiamo provato. Carlo Lucifer. Lucifer. Lucifer, vabbè, quello. Ah, Lucifer è un angelo serafino, raga. Quindi ci sta. Grazie al cazzo. Raga, l'altro ieri vi tu giuro... dici angelo serafino solo perché guardi Alzheimer Hotel. No, sì, stavo per dire un attimo un'altra cosa. Allora, vi giuro, raga, l'altra volta stavo tiltando male perché c'era un tipo che raccontava la lore di Alzheimer Hotel e raccontava le gerarchie angeliche. E io, ma quella non è la lore di Alzheimer Hotel, è la lore della Bibbia. Che E buh. Far rompere le palle. Ma Lucifero non era un arcangelo, dice Shebang. No, Lucifero è un serafino. No, 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 gli arcangeli sono tantissimi. Cioè, gli arcangeli. Cioè, allora, dividiamo quello che vi hanno insegnato a catechismo. Sono una marea di stronzate. Ok, cominciamo. Abbiamo appena minacciato Twitch Italia, vai così. No, no, dico a livello proprio di bibliografico. Sono tutte stronzate quelle che vi raccontano. Catechismo è una versione super, cioè non è manco edulcorata, proprio completamente cambiata di quella che è la Bibbia in realtà. Se poi vogliamo andare a essere proprio fisca, vai avanti, dato che fa evangelizzo. Ma guarda il meme che c'è su Crossover prima di tutto. Zitti tutti, sediamoci intorno al fuoco. Che succede? Sediamo intorno al fuoco. Che mi ha dato la reboot di canale. Mi è piaciuta. Comunque, dicevo, se voi andate a prendere non tanto l'Antico Testamento, ma quello da cui dovrebbe essere ispirato teoricamente parlando, ovvero la Torah, o addirittura peggio il Talmud, se poi volete fare proprio i figli della Madonna, sulla Bibbia me la collo. No, ma non è neanche questo. Cioè, alla fine viene raccontato che gli angeli hanno delle gerarchie interne. Cioè, esistono vari livelli di angelici. Cioè, c'è l'angelo di merda, che saremo noi, che... e poi ci sono, che ne so, allora, la cerchia più alta, cioè quelli più potenti, sono i serafini, di cui faceva parte anche Lucifero. Lucifero è un angelo serafino. Sono gli angeli che durante il giorno del giudizio porteranno la distruzione sulla terra. Giusto per farvi capire quanto sono buoni gli angeli. Che? Con tanti occhi e ali. Esatto, poi ci sono quelli sì, quelli là. Ma se vedi, in Alzheimer Hotel sono fatti, a parte quelli là protagonisti, gli altri sono tutti fatti come Accurate Angel. Poi ci sono gli angeli, serafini. Madonna, che belli gli angeli di Bayonetta. Beh, oddio. È figli, sì. Aspetta un attimo solo, mi vado a cercare un attimo le cerchie angeliche. Va bene, se l'altra le sapeva a memoria. Ah, i cherubini, i serafini, i troni, le dominazioni, le virtù. Non mi ricordo chi altro. Papà Castoro raccontava le storie sull'animale della foresta, mica della distruzione dell'universo. Ma Luca, nel 2024 si è modernizzato, ora parla di più temi. E poi... vabbè, dai, i tempi sono cambiati, c'è un'evoluzione del genere, del... Allora sono più delle storie di Carlo, va bene, allora state a sentire Carlo. No, ripeto, poi l'arcangelo è la cerchia più bassa, cioè quella più scarsa, cioè l'arcangelo Gabriele, guarda, dici, guarda, un angelo incredibile, è arcangelo, è una feticchia, l'arcangelo è una feticchia, è proprio, cioè, come faccio a spiegarvele? Come orbe. No, è come... no, nel senso stiamo cercando... È come il brigadiere, cioè c'è il poliziotto, poi c'è il brigadiere, non so se... Anzi, dell'esercito, ok? Cioè, l'appuntato e poi c'è il caporale. Il caporale è una cazzata, cioè è quella che subito diventi subito caporale. Valvassore, Valvassini, non esatto, sta roba Valvassini. Qua, cioè proprio scarsissimi. Cioè, è quello subito dopo gli angeli. Poi vengono i principati, che sono sempre di più scarsi, però sono un po' più... In effetti, chi ha giocato a Persona, c'è una persona che si chiama Principati. Esatto, esatto. Poi ci sono la seconda cerchia, che sono quelli meti, diciamo, che sono potestà, virtù e dominazioni, in quest'ordine qui. E poi c'è l'ultima cerchia,
ci sono gli angeli più forti, diciamo, che sono i troni, i cherubini e i serafini. E Lucifero era un serafino, non era un arcangelo. Cioè, Gabriele era una ciofeca, era un pippone, capito? Rispetto a Lucifero. Ah, cioè... è vero, Luca, in persona c'è cosa che si chiama principato. No, no, ci sono tutti, c'è... No, no, c'è tutto, c'è Angelo, c'è l'Arcangelo. Versus Roma. Ma la cosa figa di persona è che sono di... vengono anche in... sono tutti quanti che hanno a che fare o con giustizia o con giudizio, gli angeli, da notare, e sono tutti in ordine di potenza. Cioè, il primo che trovi è Angelo, poi trovi Arcangelo, poi trovi Principati, poi trovi Troni, poi trovi Potestà, ci sono tutti. Però a posto mi pare che Serafino non c'è, Lucifero. Cherubino, perché c'è Lucifero. Cherubino mi pare che non c'è, sai? Sì, c'è Cherubin. Ah, Cherubin, è vero. Non ci avevo fatto caso, sì, no, è vero, è una cosa che ho fatto a casa anch'io, perché effettivamente quando ho visto per la prima volta Principati mi sono chiesta, ma questo si chiama così per quello? E Cherub, sì. Sì, sì. Che però no, Cherub sta solo in Persona 1 e 2, non sta nel 5. Sì, però c'era, l'hanno tolto. Sì, c'è, però forse hanno messo qualche altra cosa, che c'è Lucifero, che è poi il più forte di solito di morte, del diavolo. Ma perché ci sono i seguaci uomini che hanno due di Pokémon e le donne uno solo? È perché sono sessisti e sono giapponesi. Cosa che è sessista al massimo? Questo è un caso di sessismo. Scraggi è quello con i pantaloni, che è Lotta. Sì. È Lotta a buio, quindi scegli bene. A quando Persona 3 è live? No, Persona è troppo lungo, raga. Sì. No, ma l'ho già spiegato. Poi metterò Gurdur. Poi metterò Gurdur o Nazca. No, ma sono... cioè, sono giochi che secondo me... al massimo l'unica cosa che farei è cominciarlo. È un one shot, sì, sì. Come ho fatto con... Sì, sì. Ma sono giochi tremendamente lunghi, raga. Cioè, Persona 3 io... sto a 40 ore, bene o male sto a metà gioco, capito? Sono 80 ore di gioco. Io sono a 40 ore e sono ancora all'inizio. Ok, è finito qua. Bastare il volume del gioco. Abbasso il volume del... ma se lo abbasso mi sa che me ne ho sentite poi. No, vabbè, lo abbasso di poco poco. Gradimento. Sì, è bene. Ok. Avete fatto un buon lavoro. Bravo. Ok, accetterò di sfidarvi. Va bene. Quindi quella con Spiral Team Plasma non andrà a Pokémon. Delle... io sapete quale gioco mi piacerebbe tantissimo ricominciare. Poi anche quello giocarlo in live. Bayonetta. Io l'ho cominciato sull'Xbox 360. Infatti ce l'ho ancora. E però l'ho lasciato lì. Vabbè, su PC lo trovi a 2 euro ormai. Mi ricordo nemmeno dove fosse arrivata. Vabbè, netto, io c'ho l'1 e il 2 e appena faccio un po' di soldini prendo pure il 3. Ce l'ho mai aumenta le mosse di tipo gelo. Ma come come personaggio Bayonetta mi piace un sacco, cioè io ho cominciato a giocarlo e pommi Bayonetta, ma non tanto per quello. Io ho cominciato a giocarlo perché dicevo, ma che cazzo, un personaggio che ha le pistole nelle scarpe, se pommi Bayonetta, cioè... please, penso che questo sia un pensiero. Poi, abbastanza, non mi piace, condiviso, non mi piace particolarmente, ma come non mi piace vederlo di qualsiasi cosa, non mi piace vedere i personaggi ipersessualizzati al massimo. Beh, però ci fa piacere. Ci sta, dai, con Bayonetta che te lo metti, cioè a livello di storia, vabbè, ti danno anche un po' di caratterizzazione, il fatto che loro le magie, per esempio, tutte le magie che loro usano come tramite i loro capelli, che è una cosa vera, delle streghe. Quella è bella, in effetti. E quindi loro si denudano perché devono usare, cioè quella, lei non è sempre nuda, la Bayonetta, in realtà quel corpetto che ha con i suoi capelli. Anche se pensate
cioè, pensate, una cosa che mi è dispiaciuta, cioè, ma una cosa che in generale mi dispiace vedere è tipo Resident Evil, cioè il personaggio di Ada, va bene, Ada piace perché è fatta così, eccetera eccetera, ma mi spiegate, cioè, l'utilità di fare, di mettere un personaggio che è un sicario, i tacchi a spillo? Allora, però che senso ha? Però era, è un retaggio un po' di perché sì, quello no, nell'originale, allora, è un po' un retaggio vecchio che doveva essere stilosa, eccetera eccetera eccetera. È chiaramente questa cosa continua anche del diciamo della casa che l'ha fatta, cioè, però vabbè, sì, è vero, però non più così tanto, cioè, nel senso che già in Resident Evil 2 rispetto a quello che era Resident Evil 1, cioè Resident Evil 2 originale, molto meno sessualizzata, le fan art che c'è, le immagini promozionali erano molto più calde, lei sta comunque in giubbino, poi lasciamo stare che era gnocca incredibile, quello è un altro fatto. Sì, sì, ma cioè, secondo me... prossima... No, dimmi. No, prossima palestra e poi ti ricordi che tipo è? No, perché non abbiamo parlato, non l'abbiamo neanche visto. No. Sta in fondo alla strada, ma vedi il vero cartello all'inizio. Questa? Ah, non sta lui. No, c'è un po' di storia. C'è Gekis. Ancora capito. Gekis. Banks dice l'avrei ritenuto più coerente con gli stivali. Anch'io, però. Però nel secondo Resident Evil, nel Resident Evil 2 originale aveva tacchi. Infatti, poi nel lo 4. No, so, però, cioè, sono quelle cose che te. Ma come nel film d'azione in cui vedi la donna che corre con i tacchi. Ma quando allora, mai? Ma quando cazzo? Lo so, mai? Sono d'accordo. Cioè... Però, per esempio, Resident Evil come gioco si ispirava molto agli action movie, sì, soprattutto sì, degli anni 70, capisco, 60, cioè, anche le fonti di ispirazione, e quindi perciò c'aveva i tacchi, insomma, i tacchi. Anche qual è, Marco, il gioco gente che c'ha della protagonista che ha il Magic Ball Physics che, non, che è... Ah, ho capito, Astral Blade. Ah, esatto. Ma però lì... aspetta, però, là... Io non voglio fare l'avvocato del diavolo, ok? Però purtroppo è un gioco fatto... Cioè, sono giochi che non nascono nel nostro contesto, ok? Sì, sì, ma non io capisco anche questo. Capisco e qua, anche guarda, questo. Quello coreano... Cioè, e l'hanno fatta anche, secondo me, per essere dei coreani... Perché i coreani sono tra le popolazioni orientali quella più fissata con l'estetica, ma pesantemente. Se tu ti vai a vedere dei video di Seoul Mafia, che è questo youtuber che è italiano, che è andato a lavorare in Corea, ha fatto per un po' la star coreana, tipo idol, eccetera, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Ti racconta delle cose che fanno paura. Cioè, loro già a 16-17 anni cominciano a iniettarsi il Botox, uomini e donne indistintamente, perché se non sei bello non lavori, ma non nell'industria, che ne so, quella delle modelle, degli attori, della musica, no, non lavori, punto. Cioè, pure in un'azienda informatica, se non sei bello, perché loro ci tengono tantissimo all'estetica, ma in una maniera, infatti sono tutti rifatti, tutti uguali, c'è un problema di veramente di accettazione sociale. C'è un manga che stavo leggendo che era molto interessante, c'è un manhwa che si chiamava Lookism, e inizialmente aveva pure un bell'incipit, perché questo qui veniva, che era brutto e veniva bullizzato male, che è una cosa che molti mi hanno raccontato essere vera, cioè molto realistica come cosa. Poi non so come è andata a finire, perché poi ho perso interesse. La società coreana fa paura, e quando ho visto il modello di quel personaggio mi hanno detto è coreano, ho detto vabbè, io ho pensato si sono contenuti, poteva essere peggio, ti dico solo questo. Sì, cioè io lo capisco anche il contesto, magari in cui il contesto sociale in cui si inserisce una casa di produzione di videogiochi che non è, diciamo, non è occidentale, ok, capisco anche, però ha ragione anche, cioè il commento che dice Shebangs non le toglie necessariamente appeal a un personaggio se gli metti un paio di stivali invece delle scarpe con i tacchi. Cioè, sono lì, d'accordo, vabbè, prepotentemente, sì, sono prepotentemente provocante apposta, cioè senza un, no, no, senza un italiano motivo. Cioè Seul è italiano, mi pare, proprio italiano mi pare, ne ha adottato, è andato a lavorare la Seul.
Seul Mafia, tipo si chiama? No, io non lo conosco, onestamente no. Non l'avevo mai sentito finare. No, è della Brianza. Anche altre le cose che a me danno fastidio, solo che se le fai notare, diciamo, ai... magari ai giocatori che per esempio sono appassionati di un gioco anche per quello. Domina perché sembra coreano di faccia, Shebangs. E chiudiamo la parentesi, vai. E... come stavo dicendo, cioè, a me danno fastidio anche altre cose di altri videogiochi, ok? Che però se le fai notare ai giocatori magari sono cose che a loro fanno più, cioè sono cose che non, apparentemente non danno fastidio a nessuno. Però per esempio spiegatemi voi perché in un gioco, facciamo proprio anche l'esempio di Monster Hunter, ok? Spiegatemi perché le armature delle donne devono essere tipo mezze aperte, tutte quante che fanno vedere per forza qualcosa, mentre quelle degli uomini magari sono anche più fighe e chiuse, coperte, eccetera, eccetera. Cioè lì semplicemente l'hai fatta apposta per far vedere qualcosa del corpo del personaggio. Su quello sono d'accordo. Ma è un gioco in cui si vanno a combattere i draghi, i mostri. Che cazzo te ne frega di vedere però le tette, i culi. Però devi sempre contare, comunque. So che tu dici Monster Hunter, però Monster Hunter è sempre appeal per il mercato di riferimento, nonostante ormai Monster Hunter sia diventato un fenomeno mondiale, per carità. Cioè, l'appeal principale... Ciao Shiver. Vabbè, comunque continua a parlare, sennò andiamo più avanti, eh. Poi dopo continuo. Ma non volevo rompere il dialogo. Cioè, finiamo questo discorso e poi vado avanti. No, comunque ricordatevi sempre che comunque il mercato di riferimento principale per gli orientali è sempre l'Oriente. Cioè, quindi se per loro... Ma in qualsiasi gioco, no? In Occidente molto meno ormai, però comunque c'è, quando vedi le skin di Fortnite ci sta sempre la skin di personaggio X che comunque c'è un po' più, è un po' sì, più... Ma lo stavo dicendo, cioè solo in questa cosa che c'è un po' c'è un po' dappertutto, ok? Però non è che il tuo personaggio per forza è bello Josh perché Banks lo svesti. Però non è bello, devi sempre pensare che deve essere appetibile, vendibile, deve essere bello per la persona che lo fa. Cioè un'armatura, tu dici, ok, l'armatura perché è scollata? Perché i giapponesi sono degli arrapati del cazzo e quindi gli piace vedere il personaggio così. Io sono d'accordo, cioè da una parte dici, però sono quasi d'accordo di dire, ok, ma perché un personaggio, siamo in un contesto, però stai sempre in un contesto fantasy. Capito che dico? Cioè quindi... ci sta da una parte che le armature femminili... guarda che ti dico, se vogliamo essere realistici, le armature da donne non dovrebbero esistere. Cioè, neanche con il corpetto avanti per fare la titta. Capito, però, cioè, tra per fare dire, l'armatura da uomo che è completamente blindata e quella da donna che alcune, cioè, non lasciano spazio all'immaginazione, secondo me può essere una via di mezzo. E qual è la via di mezzo? Cioè, tanto comunque nessuno comprerebbe l'armatura. Cioè, faccio un esempio. Nessuno si metterebbe... Cioè, quell'armatura è figa perché è chiusa, mentre quell'altra è figa perché è aperta. Cioè, nessuno... Se metti un'armatura chiusa ad entrambi... Cioè, penso che non cambia... Cioè, qual è la differenza fra farsi un personaggio maschio e femmina? Cioè, tu dici, ok, apriamo pure quelle dell'uomo. Nessuno se le farebbe quelle. Ma ci sono neanche le donne stesse. Ci sono alcune armature, per esempio, da uomo che sono molto più fighe di quelle da donna. Sono d'accordo. Secondo me la cosa che potresti fare in quel caso è dare la possibilità di fare una doppia scelta. Cioè, è doppia estetica. La cosa migliore, se voglio l'armatura più figa da uomo, me la faccio come da uomo. Se è più figa da donna, me la faccio da donna. Del genere spererei che ci fosse in... quello sono d'accordo. Il prossimo Monster Hunter, perché onestamente c'erano delle armature in Rise che io non me le sono fatte proprio perché mi faceva cagare l'estetica. Da uomo era bellissima, da donna faceva schifo. Cioè, la cosa che si potrebbe fare esteticamente è dire, ok, mettimela in questo modo oppure in quest'altro. Vabbè, che già comunque con un passo prima, uno dei primi passi avanti è stata tutta la parte dell'estetica, è stata fatta comunque. Cioè, tu avevi un'armatura, però esteticamente potevi avere un'altra addosso, eh. Sì, sì, quindi sì. Già quello, penso che quello il prossimo lo faranno così. Ma sai qual è la cosa che dico? Ok, io faccio questa cosa, no? Faccio la doppia armatura per le donne, versione uomo e donna. Quanti sfrutterebbero questa cosa? Com'è un po' di gente. Secondo me quasi nessuno.
Secondo me nessuno qua. Cioè, te lo dico solo. Probabilmente tu e altre due o tre persone. Cioè, ci vale la pena fare una cosa del genere per una percentuale ridicola poi di giocatori? Cioè, non so se mi spiego. Non lo sai se la percentuale è ridicola oppure su due persone. Non lo so, Rick, perché io penso sempre che alla fine noi parliamo tra di noi, ma non siamo la massa alla fine, capito qual è il fatto? Come per esempio qualche anno fa ci fu la lamentela, ti dico sta cosa, ci fu una lamentela su internet per quanto riguarda i... che era Uncharted 4, non mi ricordo qual era, ci fu una polemica enorme per il fatto che loro disegnavano, quando tu potevi arrampicarti su un muro, mettevano quella polverina bianca, no? Ok? Allora, non mi ricordo in quale Uncharted, mi serviva la possibilità di toglierla. Okay. Dai dati, no? È risultato che meno dell'1% dei giocatori hanno poi levato quella cosa. Capito che dico? Cioè, tu pensi che la userebbero un po' di persone? Io penso al contrario, non la userebbe un cazzo di nessuno. Da sviluppatore, dall'altra parte, comunque sono energie che impieghi per fare quella cosa, no? Cioè, probabilmente ti costa poco in questo caso, quindi... Però è una cosa che comunque tu devi programmare, ci devi perdere del tempo, eccetera, eccetera. Per meno dell'1% ci vale la pena, poi, fare una cosa del genere? Non lo so, io sarei curioso di fare... Cioè, che loro facessero un sondaggio per sapere se le persone interessano. Sì, però il sondaggio, ripeto, il sondaggio, quanto ti rispondono 10.000 persone su 20 milioni di copie? Capito? Non è un campione. Beh, allora, se fai un sondaggio e le risposte non sono, come dire, coerenti, facciamo conto che vince. Coerenti col numero delle copie vendute, è chiaro che non lo ritieni valido, però. Cioè, ma è sempre così, perché chi risponde ai sondaggi è sempre veramente. Cioè, quelli che seguono Monster Hunter sicuramente come noi sono la minoranza della minoranza. Cioè, capito che è fatto? Sulle 20 milioni di copie ce ne sono un sacco di casualoni che l'hanno provato. Cioè, ma se tu vai a vedere la percentuale di persone che hanno finito il gioco, non fatti le espansioni, finito il gioco, cioè tu arrivi al 30% al massimo, quelli che hanno finito il gioco, cioè che hanno fatto lo Xenogiva o il... il Magna Malo nella versione base di Rise. Cioè, sono per... Se vai a vedere quante persone, c'è cioè la lista trofei, persone che hanno sbloccato il trofeo, è una percentuale sempre ridicola di persone che arrivano a fine gioco. Capito? Vabbè, parentesi chiusa, che altrimenti non andiamo avanti. Sì. Però c'ho ancora Rise. Io. Avanti. Sì, intanto leggi il dialogo. Salmonia Gropius. Sono venuto a riprendere i miei compagni. Grazie per avermi avuto qui. Per caso di non dimenticarmi. I tuoi amici stavano cercando di rubare i Pokémon. Perfetto. Stiamo celebrando i Pokémon in casa. È davvero aver franteso. Era una camparlante. Invece parli bene, ma sento tutto di bruciare. Non è più. Plasma sono interessati ai bocciopoli e abbiamo molti altri seguaci. Se è vero o meno quello che dici, ma vi fatto una cosa da poco. Fate bene. Chiamano re delle miniere senza motivo. Ha una straordinaria capacità di giudizio. Ora mi riprendo lui che è uno dei sette saggi. Certo. Anche tu come me sei uno dei sette saggi. Adesso vi faccio sovrano. Va bene, deduco che visto che l'ha chiamato Re delle Miniere sarà di tipo terra, o avrai proprio un roccio a terra. Esatto. Quindi dobbiamo allora. Fare subito anche lui? No, facciamoci la squadra e poi andiamo da lui. Ok. Allora, persone che hanno finito Monster Hunter Rise sono arrivate fino all'Ibush e la Narwa 50%. Il che non è malvagio. Quelli che sono andati avanti, le percentuali si fanno veramente oscene. 2%, 1%. C'è addirittura quello di camminare che nessuno ha fatto. Voglia, perché magari non avevano voglia di comprare DLC.
No, no, questo è il gioco base, sto vedendo. Solo. Io parlo di Shambri. Ma davanti dopo hanno fatto Shambri. No, no, dico proprio dico all'interno del gioco stesso. Tipo che ne so, aver fatto il Valstrax, queste cose qua, no? Quelle dopo. Tipo c'è il 2, l'1. Niente percentuali ridicole. Allora, Sador lo possiamo di Sunbreak premere. Non lo vedo neanche, perché secondo me arriviamo a percentuali proprio insulse. Sandro lo possiamo tenere. Allora, Sandro sì. Allora, sì. Eppure in realtà Crocodile, perché quella è di tipo terra. Comunque, se terra o roccia. Allora, facciamo finta che roccia o terra entrambi. Troppo la scimmietta se ne va a fare in culo. Non ho capito. No, la scimmietta lui, da Arumaka. Ah. Buffetti. No, a me sembra una scimmia. Sembra una scimmia. Anche lui. Oddio, lui va in pari, può essere buono, dai, rimanilo. Secondo me va bene. Vediamo che possiamo prendere. Lui lo lascio. Ma sì, dai. Tanto lui... Sì, sì, va bene. Ma vediamo un attimo chi c'è. Vediamo lo due rotto. Oh. Erba. Vabbè, ci sono anche gli altri negli altri box. In realtà volante psico, che però già ci abbiamo uno psico. Vedi un po', fai avanti. Avanti. No, Leopard fa troppo schifo. Purtroppo. E prendi. Blitzel no, assolutamente no. Oddio, potessi prendere Timpole che è acqua terra. Proprio volendolo, gli fai fare qualche livello. Prendo Ducklet che è acqua volante. Ducklet o lui no? Ghiacciolino. Ghiacciolino sì, potrebbe andare, sì. Guarda, pure lui. Vai. E mettiamo in squadra, dai. Falla arrivare al... Fai come livelli 29. Li porto tutti al 29. E voi tutti quanti al 29, sì. Chi non c'è, ovviamente. No, dei rimedi. No, stava bene, no? Ah no, no, hai ragione. Vai, ghiacciolino, sali. Anche ma lo ghiacciolino. Vediamo com'è. Mi pare che sia a colpo di tipo ghiaccio. Ah, lui ha una, allora, lui ha una difesa. La difesa è un po' scarsa, però è velocino. E ha è un ottimo attacco speciale. Acciaio, un acciaio è buono. Minchia. Lo metto al posto di. Vedete quanto è di potenza? Posto di nebbia. Nebbia. O nebbia provocazione. La nebbia che blocca la riduzione statistica della sua squadra per 5 turni. Peccato che il ghiacciolino sia lento. È lento, non è veloce? Non ricordavo veloce, vedi? Quindi lo metto al posto di questo qui? Sì, sì. Vanillux è veloce. Vabbè, ma lui è ancora al primo stadio. Non parlare di nebbia, dice Luca. Vabbè. Perché? Che è successo? Che praticamente per venire a Bologna ho trovato l'autostrada chiusa per la nebbia. Ah, eri in Silent Hill, eri. Lentina, hai ragione, 40. Ma vabbè, però è ancora... Mi sembra vedere allo stadio finale com'è. No, no, schianto è fisico, brutto. Brutto. No, comunque è lento pure Vanillux, ecco, che insegue. Anche a Simipur, quello che abbiamo provato prima. Esatto, puoi metterci idrovampata, che non è male. Che stelle si evolve Vanilla? 35! Ma che? Ma si scemo? Gioco? Ma che?
fumato. Gran fisico. Gran fisico sia lui, sì. Non è male. Gran fisico aumenta l'attacco, allora, e la difesa. Toglici. Colpo basso, colpo basso, colpo basso. Colpo basso non fa danno fisso, fa danno in base al peso, quindi meglio lui. Ma chi sta posce? Cioè, vedi, 47 e 35, ma che livelli di evoluzione sono? E metti idravampata, idravampata. Ecco qua, è l'ultima, che eccola qua. Mettila la scimmia. 80 di forza, ma non solo, può scottare l'avversario. Meno male che tombara. Fulmi sguardo, dai. Va bene, dai. Let's go. Sai che mi sa che la prossima onda non ce la facciamo a fare la palestra, mi sa. Che ci manca un percorso. Eh no, abbiamo un percorso, una grotta. Un altro percorso. E due cazzo. No, poi c'è la torre. Allora, a me l'aria della torre. Ci hai parlato tu. Bravo. Terra. Io ci ho parlato, sì. Quindi c'è un po' di terra. Smettono di farlo e devi parlarci tu. Beh. Però ti danno l'acqua fresca. Sono poco antitipo terra, ti ricordo, eh. Quindi acqua e sandro vanno benissimo. Ghiacciolino. Duccio. No. Tipo astuccio. Oddio, vabbè, vabbè. Tienilo, 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 tienilo. Fai sveglio pacca. Acquanello. Acquanello cool. No. Lo cura di 2 HP ogni morte di pa. Guarda qua quanto è resistito. Fagli sassata. No. Eh sì, era morto. È vero che sveglio pacca le farci danno. Trilbul. È la talpina, sì. Puoi mettere o Sandro. Simipur. O anche. Sandro. Lui è Sandro, caro. Non ha detto niente. Ho scritto qualcosa e me lo sono perso. Sì? Sì, ha detto qualcosa prima. Ah, non lo sto leggendo la chat. Io. Ha detto qualche cacata prima. No, qua sali. Devi io scendere. Non puoi scendere. Ci gli ascensori. Sali. Praticamente come funziona? Qua è sempre enigma. Ci sono questi ascensori che salgono e scendono soltanto. E tu devi fare delle strade in modo tale che, unendo gli ascensori, si formano delle strade. Qua torni indietro. No. Faccio così e torno su. Certo. Esatto. Se il tuo obiettivo è scendere in fondo a tutto. Esatto. Oh. Esatto. Vedi, su queste balaustre ci puoi camminare, quindi. La palestra rossa. Esatto. È la miniera, sì. Beh, se andai in una sveglio pack e lo svegli male. A prepotenza, però. Vabbè, lo uccidi lo stesso, per fortuna, dai. Cazzo. È bullo? Cazzo, si è colpito, vabbè. No, si è fatto sveglio pacca addosso da solo. Basta, però, Sei un po' difesa scesa, mamma mia. Bam, bam. Posso ridere l'animazione di quando si fanno sberlino. Siamo un signor safer, no? Dai, te lo vedi. Ah? Va bene. Ho visto il meme. Ah. Anche se non penso che i preti si possano parlare di Archicca. Anche perché non la conoscono, probabilmente. Adesso. Aiuto, vai. Ma dove veramente fai?
Ah, l'animazione è bellissima, la cosa delle facce. A schiaffo. Guarda qua, è chiuso. Oh. No, qua torni indietro. È sopra? Seconda. Sopra? Ah, no, seconda. Devi scendere giù allora. Mm-hmm. Prova ad andare sopra da quello là. Su, su, su. No, 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 qua, no, ah, no, dico... Ah, così, passare dietro, così. Sì, sì. Ok, e fatti sto... Fatti sto trapezio. Per favore. Beccati sto trapezio, per favore. Crocorock. Crocorocco. Crocorocco. Ragazzo, c'è arroganza questo. Sei molto arrogante. Ah, precisione diminuita, yes. Però vabbè, se ne fotte proprio lui, quindi lo distrugge di mazzata. Toglilo, Gundur, 4 al 30. Sì, ma dico io, no? Questa è una cosa che mi fa molto incazzare dei giochi Pokémon. Non dico che devono avere tutti quanti sei allenatori, ma che senso ha 1 al 30 quasi con un solo Pokémon? Che senso ha? Sì, 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 non c'è. Perché loro usano i Drillbur, capito, per scendere. Ora puoi scendere, se salire... Qua. Parla con questo. È un laboratore, uno che si è perso nella miniera. Affari. È perché trova i diamanti, capito? Però non se ne fotte un cazzo Sandro, perché è un attaccante speciale. Dove... Più avanti, appena impara la mossa sua peculiare, gli dobbiamo mettere inversione. Diventa una macchina da guerra. Anche così. Sì, sì, no, te lo tieni, perché è pure terra, quindi non andrebbe, cioè, quindi conviene lui. Infatti lui ha una sola debolezza, Palpitoad, che è Pokémon di tipo erba, ricordatelo sta cosa. Non usare troppo Vorticerba. Usa pure l'altra. Minchia, pure lui il 30, vabbè, poi dopo lo cambi. Metti la scimmietta, dai. Oh, Vanilux. Vedi un po' tu. No, c'è che livellano tutti. Che aveva solo pochi, allenato altri 2 o 3. Niente, le ha tirato dell'acqua bollente. Esatto, esatto. Lo metti lui davanti, così girano un poco. Ah, oh, qua torni. O puoi andare su sopra, qua prova. Esatto. No, quell'altro, tu sei venuta da qua, ecco. Vedi che succede? Esatto. Devo accertare. Guarda che lei è l'ultima. Assoluto. No, fai la foto. No, vabbè, fai lo screen. Si può prendere dalla clip, dai. Assunta segretaria fa troppo ridere su Pokémon. Capito Carlo, quando lo leggo la foto. Cazzo, non sapevo che si chiamava così. Minchia, l'allenatrice più forte prima di Lafan ha un solo Drillbur. Cioè, avessi avuto Crocorock. E guarda qua quante che hai capito che cazzo è qua. Allora. Vabbè, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Te lo distruggio qui. Estetica da texana, proprio. Esatto, che cerca, vabbè, cercatore di petrolio texano.
praticamente. Preparati. E uno fuori. Ciao, Kuroko Rock. Eccolo qui. Esatto. Di tipo acciaio terra. No, no, sono il fatto che lui scava nella sabbia rossa. Però tu lo distruggi adesso perché lui è acciaio terra e quindi lo il suo is distrutto da un solo attacco. Guarda mia, che pare essere incredibilmente stupida. Cioè, le prime palpito, palpito adesso devi cambiare. Esatto. Che debole solo a Sandro. Cioè, allora, teoricamente Excadrill è fortissimo. Sotto la Sand raddoppia la velocità, un attacco esagerato, fa un sacco di cose. Vedi un po' tu che puoi fare. Quanto è morto per 4, ciaone. Qua forse il capo te lo dovevo mettere addirittura al 24, secondo me. Cioè, no, vabbè, era stupido. Tra l'altro, rispetto agli altri allenatori, prima c'era un po' di divario tra me e loro. Stavolta, secondo me, c'era poco. No, ma a parte, loro c'hanno comunque tre. Questo è un problema, per esempio, no? Loro hanno tre Pokémon. Con tutto il bene, no? Con tutto che Excadrill è fortissimo, ok? Mm. Sì, è vero. Sono sempre tre Pokémon. Non troppi Pokémon, tu ne hai sei. Cioè, avessi avuto 4. E infatti ti dico già da adesso, Bianco-Nero 2 lo facciamo in modalità sfida. Che è una cosa che... è la modalità difficile. Esiste la modalità difficile in Bianco-Nero 2, che non esiste poi da nessun'altra parte. Cosa e poi qua sopra. Qua sopra, sopra, sopra. No, i Pokémon hanno livelli più alti e più Pokémon hanno tutti quanti. Vai, salva. Vabbè, un po' di percorso ce la facciamo a fare. Questo posto comunque è un po' inquietante. Ma dici la palestra? Vabbè, era tutto nel... Adesso puoi mettere la tua squadra. Mi piace che si vedono gli orizzonti del terreno quando scendi. Tutti distratti. Ora puoi mettere la tua squadra normale, dai. Che in pratica togli vanno da Romaca. Tolgo... togli il ghiacciolo. Ghiacciolo. Level cap 35. Teoricamente quello che potremmo levare alla squadra, vabbè, poi lo vediamo con i Pokémon che catturiamo, però dopo, dai, dai. Quello più sacrificabile per ora è Pampur, è lui quello che è più sacrificabile, quello che puoi togliere se vuoi. No, acqua non ti serve perché c'è l'erba, capito? Però per ora, poi dopo appena abbiamo qualcuno da cambiare, poi si metterò la zebra per fare l'elettro, oppure vediamo più avanti, puoi tenere Vanilux. Ci sono un bel po' di Pokémon. O qua c'abbiamo un po' di catture in questo percorso, eh. Chiedo su un po' di perché non costa niente. Ah, se vuoi stacchiamo adesso, eh. Poi devo venire. Oh no. Vabbè, ciao. Facciamoci belle e poi. Vabbè, allora. Facciamoci. Non ne ha preso. No. Ma che lei non fa. E non fa. No, che non è detto. Ok, allora chiudiamo con Bella, dai. La prossima percorso. Adesso c'è un bel po' di cose da fare. Forse non ci arriviamo alla palestra. Ah cazzo, piglia un sacco di super repellenti, come ho fatto ricordare. Volendo la talpina, quella là evoluta la puoi prendere anche tu, perché c'è la talpina normale a 31 tre volte. È di tipo psico, quindi. Esatto,
il cazzo di coccodrillo. Una bestia di Satana. Una bestia qui. Sono camuscio. No. Coccodrillo te l'avevo fatto portare perché? Perché, come si chiama? Excadrille di tipo acciaio e quindi con le mosse di tipo terra gli facevi comunque male, capito? Duot. Sì, sì. Esatto. Anticipato. Anche se con arroganza lo distruggevi. Sì. Ma anche Samurott è bello. No, a me non piace Samurott. È troppe cose. Non si capisce che cazzo vuole. Un samurai. Sì, però è quadrupede, quindi si deve per fare le spade, deve fare cose. Ormai. La panzira è quella di fuoco, sì. Sì, panzira è quella di fuoco. Comunque. Ancora lo stadio base ce l'hanno, madonna. Carlo. Oh, dimmi. Ti dirò una cosa. Vai, che capirai tu. Perché hai giocato al DLC, quella merda di DLC. Vai, vai. Camellia, quando era al ponte, secondo te, chi ha chiamato? E perché? Ah, Volo? Ok. Wow. A metà era più avanti, Volo. No. Non puoi ancora usarlo? No. No, sì, lo puoi usare. Questa palestra qua lo puoi usare. Ah, sì? Sì, sì, sì. La prossima è col surf. Esatto, qua. Basta, 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 ho detto che devi andare a dormire, vai, papà, basta, fermiamoci qua. No, ci vorrà qua, da tutto un ciattolo. Va bene. Va bene. Ora. Io, come al solito, ringrazio tutti quelli che sono stati stasera, ringrazio tutti quelli che hanno fatto la sub, che hanno partecipato, hanno peccato. E domani sera, se non cambia niente, ci vediamo con Prince of Persia e mi raccomando mercoledì sera invece con Alcatraz, ci è arrivato proprio alla fine. Stavamo facendo i saluti. Esatto. Mercoledì sera invece ci vediamo con Michelangelo di Butak. Butak. Mi raccomando, mercoledì sera ci terrei particolarmente, anche non domani. Però buonanotte e buone botte. Buonanotte a tutti e alla prossima notte. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima.